Verrà, è un'associazione culturale che promuove questa iniziativa come promosse altre in passato. In particolare il montaggio è di Emanuele Di Marco, e questa pure la regia, che io non vedo ma che lui mi sente. Quindi un ringraziamento a tutti quanti, benvenuti a tutti, e diamo inizio alla manifestazione dicendo che questa roba è stata possibile grazie al contributo di varie associazioni, in particolare le sezioni soci della COP, qui presente con il presidente Francesco Barrega, che interverrà, con la collaborazione della scuola, ed è presente qui il direttore didattico Claudio Dore, e con l'associazione, naturalmente la scuola che verrà, che siamo noi, in più il contributo di studiosi, psicologi, psicoterapeuti che hanno realizzato il progetto, e qui sul tavolo, sulla scrivania ce ne sono alcuni che hanno operato direttamente dentro la scuola. Quindi io partirei immediatamente, anche perché i tempi sono un po' strettini, e con Francesco Barrega, che è il presidente delle sezioni soci della COP, che anche quest'anno ha voluto sostenere il progetto e che vuole fare un saluto naturalmente. Allora, buonasera a tutti, sono Francesco Barrega, presidente della sezione soci di COP,
Voi direte, come mai COP, struttura commerciale, è impegnata, ma sicuramente la storia di questa iniziativa curata dalla professoressa Calogero e da Vittorio Cirodano prosegue da tanti anni, sicuramente la storia è di vostra conoscenza. Noi come COP abbiamo voluto anche quest'anno stare accanto a voi, al dirigente scolastico, al corpo insegnante di Vittorio Lattanzio, perché siamo una realtà presente nel territorio, non siamo sempre attenti alle realtà che gravitano all'interno del territorio, in questo caso anche al mondo giovanile, il mondo giovanile che oggi sviluppa varie problematiche che anche la scuola si assume la responsabilità di poterla almeno individuare e quando è possibile cercare anche di lenirle e di risolverle. Questo progetto sul disagio giovanile ci ha trovato estremamente disponibili, ci ha trovato in passato, ci trova e speriamo che ci possa trovare anche nel futuro presente per far sì che comunque queste situazioni si possano analizzare, perché oggi la scuola sta attraversando un momento particolare, ma io sono ottimista rispetto anche alle soluzioni che si stanno ponendo in atto con grande difficoltà, con grande, diciamo, delle volte lati oscuri che comunque porteranno con l'impegno, vorrei dire un nome, ma non so capire la vostra reazione, che Matteo Renzi sta portando avanti, capisco il disagio e il disappunto da parte vostra, ma io per quanto riguarda la Coppa siamo fiduciosi che si possa percorrere una situazione positiva per tutti e con il tempo e con la pazienza di vedere in atto quelli che sono e quello che è l'intenzione del governo rispetto a quello che deve essere la scuola del futuro. Ecco, questo è. Io lascio la parola agli esperti, ringrazio i docenti che hanno elaborato e hanno seguito questo progetto che dura da un anno. Noi come COP, come istituzione, diciamo, territoriale, siamo sempre accanto a voi e con il giusto sostegno cercheremo di essere ancora presenti. Vi ringrazio della collaborazione e ringrazio chi ha lavorato principalmente, come ho detto prima, la professoressa Calò e Vittorio Cirodano, che hanno nei minimi termini curato nel dettaglio questo grande progetto. Grazie a voi. Volevo dirvi nel frattempo che è arrivato il presidente del municipio Gianmarco Palmieri e presente anche la consigliera regionale Marta Bonafoni, che più tardi farà un intervento su quello che la regione sta elaborando a favore della scuola. In particolare c'era una cosa interessante sul bullismo e su una legge che stanno mettendo in piedi. Adesso io vorrei dare la parola, anche perché Claudio Dore è una persona che ci ha aiutato moltissimo quest'anno nella realizzazione dei progetti ed è il dirigente scolastico di Vittorio Lattanzio, quindi lo invito a prendere la parola e a comunicarci le sue impressioni rispetto sia al progetto sia come le cose sono andate avanti nel corso dell'anno nella questa scuola, questo istituto tecnico di Vittorio Lattanzio. Allora, ringraziamento intanto a Renato e alla sua associazione che hanno reso possibile, insieme a tutti coloro che sono intervenuti e hanno lavorato, questo tipo di iniziativa. Io parto da un'emozione, da un qualcosa che questa mattina, rappresentando anche istituzionalmente il nostro istituto, il di Vittorio Lattanzio, a un'iniziativa della scuola più vicina a noi, cioè l'istituto comprensivo di via Venezia Giulia, vedevo il lavoro, la rappresentazione che i bambini di quinta elementare e della prima media hanno realizzato sul tema delle emozioni e riflettevo vedendo le poesie che hanno scritto, gli interventi che facevano, lo spettacolo che hanno realizzato le maestre e le insegnanti di questa realtà, quanto la nostra scuola parte con una spinta propulsiva enorme anche a livello europeo, a livello di scuola primaria, a livello della scuola di base, quanto poi
mi sembra che lo scriveva proprio Renato nell'introduzione di quell'opuscolo che prepara la manifestazione di oggi, c'è una battuta d'arresto, c'è un qualcosa che si ferma e arretra e fa arretrare complessivamente il nostro paese agli ultimi posti, secondo le statistiche OCSE, anche nel panorama europeo, per quanto riguarda poi un punto fondamentale che è quello del successo scolastico, che è quello della dispersione scolastica, che all'interno poi della fase più critica, quella dell'adolescenza, i nostri ragazzi fanno registrare a livello europeo. Quindi bisogna fare un tipo di analisi di discorso, anche lo diceva prima il presidente Barrega a proposito della riforma della scuola, e che non si può spostare sempre l'asse e l'attenzione su come funziona la scuola, su quali sono i rapporti tra il dirigente scolastico e la possibilità di assumere, sulla struttura del funzionamento quotidiano della scuola nei rapporti tra le varie componenti, ma bisogna vedere, porci una domanda fondamentale, la domanda che si sono posti in Germania, che si sono posti in Francia: qual è il modello di scuola che noi vogliamo realisticamente realizzare, ognuno per le nostre competenze, ognuno dalle nostre posizioni? Io questo progetto di scuola, di quello che deve essere la scuola italiana, fino adesso non lo vedo esplicitato. Vedo una serie di interventi che a volte si contraddicono l'uno con l'altro, una serie di proposte molto spesso slegate tra di loro, ormai sono anni e anni che vengono avanzate, ma un progetto su quello che deve essere la scuola, su quello che deve essere il funzionamento, su quello che deve essere la formazione dei nostri studenti, io ancora sinceramente non lo vedo individuato bene. Anche perché poi questo successo formativo che cosa vuol dire? Che perché non spostiamo l'attenzione fondamentale non su quanto i nostri ragazzi apprendono, sulla quantità di nozione, ma su come le apprendono, su quanto riescono a percepire che quello che stanno facendo a scuola servirà poi loro nel processo formativo complessivo, negli anni dell'università, negli anni dell'alternanza scuola-lavoro e poi dell'insegnamento nel mondo del lavoro. Se noi non spostiamo questo asse fondamentale, se noi non riusciamo a capire che la scuola funziona, se veramente fa partire delle famiglie che nelle nostre zone magari non provengono da predestinati al successo, l'analisi di Gramsci, l'analisi di Don Milani sono illuminanti da questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno che i nostri ragazzi, partendo anche da situazioni di difficoltà, riescano ad avere le garanzie di poter fare qualcosa di diverso rispetto ai loro genitori, rispetto ad un progetto, a un sogno all'interno del loro itinerario di vita. Io per questo dico, è successo formativo è centrale. Successo formativo vuol dire trovare degli stimoli, trovare degli interessi, non studiare soltanto per la paura del voto, ma cercare di costruire insieme un qualcosa di diverso e soprattutto essere permeabili a tutti quegli interventi, e per questo siamo qua, che la scuola deve fornire a 360 gradi. Il problema della dispersione, il problema del bullismo, il problema di una serie di interventi che vanno realizzati con il ragazzo e in maniera correlata, in maniera organica al processo poi di istruzione e di crescita culturale. Io per questo ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo tipo di intervento nel nostro istituto, ringrazio i professionisti, ringrazio Renato, ringrazio la sezione soci della COP, e per questo credo che sia importante, proprio come modello di scuola aperta, come modello di scuola funzionale, come modello di scuola formativa, come obiettivo fondamentale di far crescere una nuova generazione che poi riesca veramente a cambiare le cose, questo tipo di intervento, questo tipo di processo, questo tipo di iniziative che accrescono, migliorano, potenziano la nostra offerta e quello che quotidianamente con tanto sacrificio riusciamo a fare all'interno dei nostri istituti. Grazie. Vi vedo poco, però comunque so che ci siete. E volevo dirvi che c'è stato quest'anno anche un tentativo di collegarci con altre associazioni. Intanto vi comunico che a questa manifestazione hanno aderito la cooperativa sociale di psicoterapia medica, che poi tra l'altro è previsto un loro intervento, l'associazione Amore Psiche, presente anche tra non molto, il CIDI di Roma con un intervento previsto da parte di Assunta Nembala,
l'associazione Agave, che non ho visto ma sono sicuro che c'è, l'associazione Cinest, con la quale abbiamo passato, collaborato, partecipato alla loro iniziativa, e il CEMEA del Mezzogiorno, che è un'associazione culturale che si occupa di didattica, di interventi nelle scuole, un po' come noi. Loro si rivolgono prevalentemente ai ragazzi più piccoli, i futuri cittadini. Anche la fondazione Lelio e Lis di Basso ha aderito a questa nostra iniziativa, in più l'associazione Carminella, che è un'associazione qui del quartiere che anche lei si occupa di problemi relativamente alla gestione della scuola. Scusate. Succede così spesso, vedi, migliori film. Allora adesso io direi la parola a Gianmarco Palmieri, che è il presidente del quinto municipio, che amministra una zona che comprende 247.000 persone. Considerate che è una città praticamente, in Alta Italia ci sono città amministrate con molto molto meno persone, quindi con una miriade di problemi che non sono soltanto culturali, ma che noi speriamo che per lui siano comunque importanti allo stesso modo. Ecco a voi Gianmarco Palmieri. Buonasera, grazie per questo invito e un ringraziamento al Di Vittorio Attanzio, all'associazione La Scuola Che Verrà, alla sezione SociCop del nostro territorio, a tutti coloro che hanno contribuito anche quest'anno a portare avanti questo importante percorso che ormai da 3 anni, se non sbaglio, questo è il 3° anno, arricchisce il nostro territorio. Consente a tante persone, a tanti ragazzi, a tante ragazze, ai genitori di poter sviluppare delle conoscenze e delle azioni mirate a prevenire appunto le situazioni di rischio e in questo caso, nel caso di quest'anno, volte proprio a contrastare la dispersione scolastica, che è una delle questioni che in questo nostro territorio purtroppo è piuttosto forte, piuttosto evidente. I dati ci dicono che il territorio complessivo del quinto municipio, che come ricordava il dottor Cirodano, è un territorio di 250.000 abitanti circa, frutto di un accorpamento a freddo di due ex municipi, l'ex sesto e l'ex settimo, che registravano e registrano tassi di dispersione tuttora preoccupanti. Sicuramente l'articolazione attuale della nostra offerta scolastica si sta rivolgendo proprio ad affrontare questa questione. Io credo che ad esempio la nascita un paio di anni fa, 3 anni fa, degli istituti comprensivi possa essere un elemento importante, ma è altrettanto evidente che se non c'è un lavoro quotidiano fatto sia all'interno della scuola, all'interno della famiglia e soprattutto se non c'è un'assunzione di consapevolezza, una presa di coscienza della società tutta del tema e del rischio di perdere tanti e tanti ragazzi e ragazze lungo il percorso scolastico e quindi di condannare questi ragazzi e queste ragazze poi a un percorso di vita che è sicuramente più difficile, è chiaro che si farà tanta fatica ancora ad affrontare questo problema. E io citavo la società nel suo complesso perché mi ha colpito molto quello che diceva il preside Claudio Dore, ovvero della necessità di far emergere l'elemento formativo come elemento indispensabile per il percorso di vita e non esclusivamente, lui richiamava, la paura del voto. Io credo che questo è un tema che debba assumere la scuola e tutti gli attori che all'interno della scuola hanno un ruolo di protagonisti, ma ripeto, credo che questo è un tema che oggi nella nostra società è più vivo che mai. Il famoso ascensore sociale di cui spesso si parla e per dire che si è sostanzialmente fermato, non può questo stop essere ascritto esclusivamente a problemi della scuola, anzi probabilmente la scuola è fra tutti i soggetti istituzionali quello che ha meno responsabilità in questo senso. Io credo che quindi dalla scuola debba partire
un grande processo di comunicazione verso l'esterno, verso la società, verso la politica, verso l'imprenditoria, verso l'economia, per far sì che questo tema appunto dell'opportunità che chi ad esempio da situazioni non predestinate, sempre per citare Dore, comunque alle caratteristiche, le capacità, le potenzialità per svilupparlo, quel percorso deve essere messo nelle condizioni appunto di svilupparlo e non, come troppo spesso accade, di far fruttare ciò che ha imparato, il percorso che ha fatto magari in altri paesi che sono più pronti ad assumerne i frutti e ad assumerne le cose buone. Quindi io credo che ciò che voi state facendo da 3 anni sia un qualcosa, ripeto, di importante per i ragazzi, per la scuola, ma un qualcosa che stimola, interroga e inchioda le responsabilità tutti quanti, le istituzioni in primo luogo, a partire dalle istituzioni municipali, come ricordava Ciro Dano, tante persone, tanto territorio, tanti problemi, grandissime difficoltà, ma comunque la consapevolezza che il territorio, perché noi di quello ci occupiamo, i nostri quartieri, perché di quello ci occupiamo, possono diventare quartieri più vivibili, quartieri migliori, quartieri in cui i cittadini, giovani e meno giovani, possono immaginare per se stessi e per i loro cari un futuro esclusivamente se c'è una comunità che è in grado di presidiare dal punto di vista sociale quei territori e se ci sono delle istituzioni a tutti i livelli che si preoccupano di far sì che, parliamo della città di Roma, non vi siano quartieri, diciamo, di sviluppo e quartieri di risulta. I nostri quartieri per troppo tempo sono stati quartieri di risulta, in cui ciò che veniva riversato erano milioni di metri cubi di cemento, quartieri in cui sono state realizzate tante abitazioni, tant'è che siamo 250.000 in un territorio che non è enorme, in cui i servizi abbiamo sempre dovuto lottare per averli, ma in cui soprattutto con il passare del tempo si è interrotta la possibilità per un ragazzo, una ragazza di questi territori di avere anche solo l'ambizione di poter continuare. Non dico che questo sia giusto o sbagliato voler fare questa cosa, però se uno lo vuole fare non vedo perché non debba poterlo fare, di poter anche lavorare in questo territorio, perché piano piano le funzioni produttive sono state si sono chiuse per conto loro, non sono state sostituite, quelle strutture sono state trasformate in abitazioni. Noi stiamo cercando, abbiamo presentato questa mattina alla Biennale dello Spazio Pubblico un'idea, il master plan della sussidiarietà per la città in trasformazione. Ecco, noi vorremmo fare di questo nostro territorio non più esclusivamente un territorio in cui si costruiscono le case, anzi vorremmo non costruirne più, ma vorremmo fare un territorio in cui gli spazi si recuperano per metterli a disposizione delle persone, impegnando le persone, e per creare dei poli produttivi. Stiamo lavorando sul Centro Carni, stiamo lavorando sul Teatro dell'Opera, stiamo lavorando su altre realtà, perché riteniamo che il nostro dovere sia anche quello di accorciare quello spazio fra l'uscita dalla scuola, anche territoriale, anche lo spazio anche in termini fisici, fra la scuola che forma, fra chi esce dalla scuola e il luogo dove magari quella formazione può andarla ad esprimere in termini lavorativi. E io credo che questo, un legame più stretto fra il territorio e la sua funzione produttiva, può portare tanti benefici anche in termini di consapevolezza, in termini di dedizione e in termini di riduzione del fenomeno della dispersione. Quindi noi abbiamo ben presente il tema, non siamo nella stragrande maggioranza professionisti del settore, però abbiamo ben presente che questo è un problema e stiamo cercando di dare il nostro contributo affinché possa essere superato o comunque affrontato con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Io vi ringrazio ancora perché sapere di avere sul territorio realtà come le vostre che producono un lavoro di grande qualità come quello che voi da qualche anno state portando avanti è una, da una parte una soddisfazione, ma anche un elemento di sicurezza per chi è chiamato a governare il territorio, perché si rende conto che c'è intorno veramente chi le cose le sa fare, le può fare e soprattutto le fa. Quindi grazie veramente, buonasera. Grazie.
grazie a Gianmarco Palmieri, anzi un grazie particolare perché questo spazio, che è un bellissimo teatro, è diciamo, gestito dal municipio ed è messo a disposizione delle associazioni culturali che di volta in volta ne hanno necessità, quindi grazie anche per questo. E adesso vorrei dare la parola a una persona che particolare, che è la persona che ha ideato questo progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani. È una persona che vive nella scuola da tantissimi anni, ha una laurea in lettere presa alla Sapienza di Roma qualche anno fa, docente di lingua e letteratura italiana e storia presso l'Istituto Tecnico di Vittorio Lattanzio, autrice di pubblicazioni sul teatro, in particolare di Pietrolini e di Pirandello, e quest'anno ha avuto anche l'incarico di funzione strumentale per l'accoglienza e la dispersione scolastica. Quindi do la parola alla professoressa Anna Maria Calò. Va bene. Allora, a me l'incarico di illustrare il progetto, quindi anche quest'anno ho avuto la funzione dal dirigente scolastico di funzione strumentale per l'accoglienza e la dispersione scolastica, e per assolvere il mio compito ho predisposto anche quest'anno il progetto prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per contrastare la dispersione scolastica, che prevede tre sezioni diverse. L'intervento del professor Paolo Fiorinastro, docente presso l'Università La Sapienza di Roma, con gli insegnanti e con i genitori. Lo sportello psicologico tenuto dalla dottoressa Cecilia Di Agostino e l'intervento della dottoressa Emanuela Grossi nelle sei classi prime. Le tre sezioni si integrano infatti tra loro, costituendo un insieme di attività che dovrebbero essere presenti in ogni scuola. È stato possibile realizzare il progetto grazie alla competenza dei tre psicoterapeuti, ma anche moltissimo alla disponibilità del dirigente scolastico, professor Claudio Dore, che ne ha sostenuto la realizzazione nonostante le note difficoltà in cui versa la scuola statale. La prima sezione si è svolta in due fasi, una ha riguardato i docenti sul tema conoscenza e percezione delle psicosi da parte dei professori, dando continuità agli incontri già effettuati durante lo scorso anno. L'altra, introdotta quest'anno, è stata rivolta ai genitori. Questa sezione, sostenuta da Unicop Tirreno, sezione soci della COP di Largo Agosta, si è proposta tra i suoi obiettivi prioritari di fornire ai docenti elementi utili per l'osservazione del disagio giovanile e illustrare ai genitori l'importanza della conoscenza delle dinamiche psichiche proprie dell'adolescenza, in modo da prevenire o individuare le situazioni di rischio che, non riconosciute per tempo, possono costituire un impedimento al sereno sviluppo dei ragazzi e compromettere il loro rendimento scolastico. Lo sportello per la tutela della salute mentale è al suo secondo anno e continua a riscuotere un grande interesse da parte dei ragazzi che non hanno difficoltà a prenotarsi per usufruire di questa indispensabile servizio, che ha consentito 120 colloqui. Mi viene riferito che in alcune scuole gli allievi sono titubanti e qualche volta restii a rivolgersi allo sportello psicologico. Ma io non ho mai riscontrato tale diffidenza, anzi, la richiesta è stata sempre superiore al previsto. E anche i docenti mi hanno in più occasioni comunicato quanto sia stato importante poter contare su questo aiuto, che ha risposto ai numerosi interrogativi riguardanti le difficoltà e il benessere degli alunni. L'intervento nelle sei classi prime è stato finalizzato alla prevenzione dell'abbandono scolastico attraverso la riflessione sulle problematiche che interessano maggiormente gli adolescenti, fornendo loro le informazioni necessarie. Accanto a questo progetto, come dire, prioritario, altri interventi hanno, sempre per la tutela della salute, insomma, comunque accanto a questo progetto, altri incontri e interventi hanno completato i suoi obiettivi. Tra questi ricordo il progetto di Cineforum, Cinema per riflettere, che si è svolto al Cinema Broadway e ha coinvolto tutta la scuola su temi di grande attualità.
il progetto Donazione Sangue Loro Rosso, in collaborazione con la Dispem Onlus del Policlinico Umberto I di Roma, ha interessato 200 studenti. Al suo interno, che prevede un incontro informativo con il personale medico, da quest'anno abbiamo inserito anche uno spazio dedicato alla prevenzione dei comportamenti a rischio per quanto riguarda la sessualità, che è stato curato dalla dottoressa Cecilia D'Agostino. Insieme la dottoressa D'Agostino e la dottoressa Grossi hanno inoltre contribuito ad ampliare l'offerta formativa della nostra scuola attraverso due interventi: l'incontro su amore e non amore, come orientarsi nel labirinto degli affetti, che si è svolto all'interno del progetto della settimana dello studente, e il progetto Educazione stradale per un sano stile di vita, che ha fornito agli studenti, agli allievi, informazioni utili in merito alla sicurezza stradale, illustrando i rischi dovuti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di alcol e alle conseguenze di stati psicofisici alterati. Il progetto Ore di Riserva ha previsto la partecipazione di personale volontario che ha offerto ore di lavoro per consentire l'apertura della biblioteca. E grazie alla disponibilità della signora Cristina Di Sabatino e del signor Marco Nufrio, che è stato infatti possibile riaprire la biblioteca della scuola chiusa da tempo. La sua apertura è stata realizzata grazie anche all'interessamento del professor Giancarlo Giordani e della professoressa Teresa Squitti, coadiuvati dalla professoressa Maria Teresa Rosi, che hanno organizzato l'inaugurazione avvenuta il 23 aprile scorso. E accanto a questi abbiamo avuto il progetto Io Leggo, ragazzi autori discutono in biblioteca, proposto dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e finanziato dalla Regione Lazio, che ha avuto l'obiettivo di promuovere la lettura tra i giovani. Gli allievi del nostro istituto che hanno partecipato hanno avuto l'opportunità di leggere 5 opere di giovani autori e di discuterle con loro e con i critici Filippo Laporte e Giuliano Battiston e con gli allievi di altre 2 scuole romane. I progetti di laboratorio teatrale Piccoli attori crescono, tenuto da Angelo Antonini e Paolo Traverso, e Roma 2.0, un progetto di cinema realizzato da Simone Amendola e Floriana Pinto dell'associazione Blue Desk, saranno presentati ampiamente più tardi. E intanto, per concludere, vorrei dire che queste attività hanno rappresentato un'opportunità per la nostra scuola ed hanno contribuito ad offrire ai ragazzi importanti esperienze formative. Ritengo l'insieme di questi progetti utile al dibattito attualmente in corso sull'istruzione, in quanto sta diventando sempre più urgente elaborare interventi per rispondere alla crescente domanda di informazione, in particolare sulla salute psichica, da parte di tutte le componenti della scuola. La parte rivolta ai docenti è stata da me proposta perché ho sempre ritenuto che l'insegnante debba avere tra le sue competenze, oltre una solida preparazione nelle sue discipline, anche una formazione specifica nel campo della salute mentale. Penso infatti che sia la soluzione di gran parte dei problemi della scuola, ovvero la presenza di docenti consapevoli della propria funzione, determinante per il futuro di un paese. Per quanto mi riguarda, sono giunto ormai al mio ultimo anno di insegnamento. Sono andata ogni mattina a scuola contenta e orgogliosa di incontrare i miei allievi, considerando un grande privilegio poter trascorrere delle ore con loro. So che devo questo a tante persone e a diversi miei insegnanti, ma soprattutto alla fortuna di aver messo piede fin dal 1975 al seminario di psichiatria tenuto all'università dal professor Massimo Fagioli, il quale ad una mia domanda illustrò l'importanza della formazione dei docenti per quanto riguarda la capacità di riconoscere il disagio dei ragazzi
Il seminario di lì a poco si trasformò nell'analisi collettiva e la formazione acquisita nel tempo mi è stata indispensabile per affrontare le numerose e varie esperienze scolastiche di tanti anni. Grazie. Allora, vi volevo ricordare, come ci è stato detto adesso, che tra non molto ci sarà da parte dell'associazione Blue Desk un piccolo filmato sul lavoro che stanno facendo dentro varie scuole del quartiere, quindi sarà un altro momento pure importante, così come lo sarà la performance teatrale dei ragazzi del laboratorio teatrale Piccoli Attori Crescono, che alla fine di questo dibattito, tra non molto, si esibiranno per un saggio a vostra disposizione. Oh, io a questo punto darei la parola a Marta Bonafoni, che è giovane consigliere regionale del Lazio, che si è resa disponibile in passato per intervenire alle manifestazioni culturali in città, e vi dico subito che è membro della commissione di vigilanza del pluralismo dell'informazione ed è allo stesso tempo anche membro della commissione cultura del diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo, un po' tante cose importanti legate alla cultura. Credo che abbia intenzione di parlarvi di alcune leggi che sono state approvate e si stanno approvando dalla regione proprio in merito ai problemi che riguardano proprio il mondo giovanile. Quindi le lascio la parola a Marta Bonafoni, consigliere. Bene, grazie. Parto dal ringraziamento successivo al calorosissimo applauso che ho sentito ricevere dall'intervento che mi ha preceduta. Ho intuito che è intervenuta un'istituzione di questo progetto e quindi intuisco anche la passione con cui da 3 anni portate avanti il vostro lavoro. Quindi il primo grazie è per ciò che avete già fatto e che mi auguro insieme continueremo a fare. Il secondo naturalmente è un grazie per avermi invitata a questa iniziativa, perché io credo che occasioni come queste siano anche per noi istituzioni, per noi amministratori, per noi politica, occasioni per misurare poi la bontà di ciò che stiamo tentando di mettere in campo, nel mio caso come Regione Lazio, una specie di tagliando che facciamo anche nel confronto diretto con chi poi il mondo della scuola lo abita, lo sorregge e molte volte lo fa diciamo godendo di cattiva stampa, no? In qualche maniera, e invece merita lo spazio che voi stessi oggi qui state rappresentando. Io ho il compito di mettere a disposizione direi un paio di strumenti che la Regione Lazio ha in parte già messo in campo, in parte si accinge a mettere in campo intorno ai temi che voi state rappresentando. E sono strumenti che noi abbiamo cominciato a costruire sin dall'inizio di questa esperienza della nuova amministrazione Zingaretti, a partire da alcune cifre che troppo spesso non sono quelle che la politica prende, come dire, ad esempio e a pretesto per fare le politiche, mettere in campo poi le decisioni, che non sono le cifre del PIL che ci portano, no, all'Europa del confronto sui conti, la stabilità, la compatibilità, ma sono appunto ad esempio le cifre della dispersione scolastica, che sono quei due numeretti che ci tengono così lontani, maglia nera, lo diceva prima il dirigente scolastico, rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo un obiettivo, è quello del 2020, dove l'Italia dovrà scendere al 10% di dispersione scolastica, siamo ben lontani, siamo ancora al 17%, anche se il Lazio, nel Lazio qualcosa stiamo riuscendo a recuperare negli ultimi anni. E questo, diciamo, lo abbiamo fatto a partire dalla consapevolezza che mettere al centro la scuola, al centro delle politiche, significa appunto mettere al centro delle nostre decisioni gli insegnanti, gli studenti e le famiglie, cioè quella relazione che dentro la scuola e nel dentro fuori, no, fra agenzie primarie di formazione si riesce per l'appunto a costruire insieme. La scuola è immaginata come chiaramente luogo di didattica e di formazione, ma anche come luogo di relazioni, come luogo in cui si sancisce un patto di civiltà fra
non tanto i cittadini di domani, ma i cittadini dell'oggi, perché poi noi siamo convinti che il futuro non è qualcosa che arriva improvvisamente un domani, che sia nero o, come dire, floreo, come le statistiche dell'economia purtroppo in questa fase non ci stanno raccontando, ma è appunto un futuro che si costruisce quotidianamente dall'oggi, dalle pratiche quotidiane. Se il benessere della scuola misura una temperatura buona, questo vuol dire che fuori dalla scuola la società, le comunità territoriali, via via l'intero paese registrano a loro volta una temperatura che ci restituisce un futuro migliore e possibile. Io non mi soffermerò sull'essenziale, fondamentale curriculum scolastico, i curricula che voi quotidianamente come insegnanti proponete agli studenti, ma condivido veramente lettera per lettera quello che veniva detto rispetto al fatto che non è tanto quanto si studia ma come si studia, e quindi quale progetto scolastico all'interno di un progetto di vita va messo in campo. Mi voglio concentrare nel raccontarvi queste due leggi che appunto sono stata chiamata qui a rappresentare, sui cosiddetti curricula nascosti, cioè tutto ciò che comunque fa formazione, che è fondamentale per i nostri figli e le nostre figlie all'interno della scuola e che proprio vive di quelle relazioni che sono anche quelle nel corridoio, quelle nelle palestre, quelle quando si aspetta di entrare in classe. Io ho un figlio che fa la prima media e non vedo l'ora di svegliarsi la mattina, soprattutto per quei 10 minuti che guadagna, no? Nello scambiare sensazioni, sempre più sentimenti, emozioni, sempre più consapevoli con i suoi amici. Ecco, io penso che questi curricula nascosti stiano dentro le cose che ho in parte letto sul libretto, già ascoltato, e che proviamo a mettere noi dentro le norme, che sono qualcosa di molto tecnico, fatto di articoli, di commi, di richiami, di riferimenti, ma sono anche qualcosa di bellissimo, perché sono degli strumenti, delle opportunità che si possono mettere in campo, sempre legati alle risorse che poi servono a far camminare chiaramente questi progetti. Io vi parlo già di risorse stanziate e di risorse che arriveranno. Prima legge, già in vigore da più di un anno nella Regione Lazio, è una legge che si ispira alla Convenzione di Istanbul del 2011, quella convenzione che dall'Europa, ancora una volta l'Europa che ci piace, ha detto che la prevenzione della violenza di genere arriva ancor prima del suo contrasto e che quindi vede nella scuola, nella formazione, nella cultura, negli interventi anche della didattica, un momento fondamentale nel insegnare, costruire, accompagnare le relazioni fra uomini e donne, fra piccoli uomini e piccole donne, giovani uomini e giovani donne nel nostro caso. E qual è il patto di civiltà più fondante e più violato, se non quello fra uomini e donne, anche nel nostro paese? Il 50% è rotti per quanto riguarda le donne e il 50% è un po' meno per quanto riguarda gli uomini, è proprio quell'equilibrio che ancora non si trova a partire dalle nostre scuole. Le scuole possono essere un elemento fondamentale per insegnare invece ad esempio i sentimenti, l'educazione sentimentale, le emozioni, ma soprattutto la valorizzazione di quelle differenze che diventano troppo spesso oggetto invece di discriminazione quando, fino alla fine insomma del percorso, quando accade di femminicidi, cosiddetti femminicidi, gli omicidi degli uomini nei confronti delle donne. Questa è una legge che noi abbiamo approvato con un percorso bellissimo di partecipazione che ha visto anche il mondo della scuola starci a fianco, a correggere, a emendare, a scrivere con noi gli articoli, e che a breve, e questa è una cosa che vi consegno, avrà un bando attuativo che proprio alle scuole farà arrivare parte, diciamo, di 600.000 euro di risorse che noi abbiamo stanziato proprio sulla formazione, quindi su questa prevenzione della violenza di genere. L'altra legge, su cui entro più nello specifico, è invece una legge che è già passata nella commissione a cui si faceva riferimento, in particolare diritto allo studio e cultura, ha avuto l'approvazione della commissione bilancio e aspetta di essere calendarizzata e quindi approvata in aula, ma è una legge che non abbiamo proposto solo noi della maggioranza, trova un'ampia convergenza nelle altre forze politiche, ed è appunto la legge che si occupa di prevenire, anche in questo caso, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo. Voi sapete che il bullismo, anzi voi ci insegnate che il bullismo è un titolo, ma è un titolo che fa moltissima fatica, parlo da madre, a comprendere quale sia la sua sostanza, che vuol dire che mio figlio può trasformarsi in un bullo, cosa che mi spaventa tanto quanto immaginare che invece possa essere fatto vittima di gesti di bullismo. Eppure è un fenomeno che anche qui le statistiche, a volerle leggere, ce lo raccontano, è in crescita spaventosa. Mi sono segnata alcuni dati: dal 2012 le denunce
di atti di bullismo nelle scuole sono passati dall'8,4% al 2014 il 16,5%, cioè addirittura un doppio, un raddoppio di questo fenomeno. Sono giornate in cui leggiamo, immagino tutti, con grande tristezza so ciò che forse è successo, perché non si capisce ancora fuori da quell'albergo, no? Su quel quinto piano dell'albergo dell'Expo di Milano. Pare che anche in quel caso un problema di relazioni, un tema di relazioni fra studenti sia chiamato in causa. Allora noi, come deve fare un'istituzione, ci siamo voluti prendere la responsabilità di studiare questo fenomeno, di farlo nostro, di cominciare a maneggiarlo, chiaramente ascoltando la scuola, le associazioni, gli psicologi, gli esperti che sono venuti in audizione, in commissione a raccontarci il lavoro che già fanno, ma farlo con una norma che stanzierà nel prossimo triennio 600.000 euro vuol dire poter mettere in campo nelle scuole, e qui stiamo veramente parlando specificamente delle scuole, dei progetti che possono avere le gambe per camminare. Dunque abbiamo dato vita, fra brevissimo sarà legge, alla prima legge regionale d'Italia contro il bullismo. Non esistono ancora delle altre, è un progetto pilota normativo, ma progetto pilota che parte dalla consapevolezza che tre sono le principali discriminazioni che si trasformano in bullismo negli istituti scolastici. Una è quella di cui già vi ho detto, il genere, ma anche l'orientamento sessuale, e devo dire che sempre più spesso i fenomeni di bullismo ci raccontano di ragazze che picchiano e, come dire, offendono altre ragazze, quindi non c'è distinzione da questo punto di vista fra maschi e femmine. La disabilità, i diversamente abili, infatti oggetto anche loro di bullismo, e siamo partiti dal presupposto che insomma tutti noi siamo diversamente abili rispetto agli altri, no? Anch'io ho delle abilità che non ha la signora in prima fila o chi è in fondo. È normale in qualche maniera essere diversamente abili, e naturalmente l'etnia, cioè il paese di provenienza probabilmente dei genitori dei ragazzi, no? Perché questo è un paese che ancora non riesce a restituire cittadinanza ai suoi nuovi cittadini. A partire da questo abbiamo fatto innovazione, il cyberbullismo. Immagino quante volte voi dobbiate richiamare i ragazzi che sono attaccati a quei telefonini, le chat, no? I social network che entrano dentro le nostre case e dentro le emozioni e i sentimenti. Io stessa, ad esempio, a proposito dei sentimenti, ho presentato, ed è stato approvato all'unanimità, un emendamento che dice che bullismo è anche intervenire, accompagnare la gestione dei conflitti e dei fallimenti. I nostri figli non sono più capaci a fallire, perché c'è la prestazione, no? C'è appunto il voto, dice la prima dirigente. Beh, fallire è un grandissimo insegnamento, è una scuola di crescita importantissima. Prendere atto di questo, farlo impegnandoci con la formazione degli insegnanti, che qui è per legge sancita e quindi avrà dei progetti specifici e dei finanziamenti per farlo, la formazione delle famiglie, l'affiancamento delle famiglie, e cosa essenziale a mio modo di vedere, anche questo è un emendamento che ho presentato personalmente, il lavoro sui bulli, perché se è vero che addirittura il carcere è un'istituzione che deve servire a riabilitare, figuriamoci se a scuola noi dobbiamo dar per perduti quei ragazzi che commettono un errore, spesso facendo anche soffrire moltissimi i loro compagni. E quindi l'affiancamento dei cosiddetti bulli, a partire dal lavoro che si può fare con i loro pari, no? E quindi la cosiddetta peer education, l'intervento che gli altri ragazzi, coinvolgendoli nel modo più opportuno, possono fare con loro. Chiudo dicendovi che questa legge comprende l'istituzione di una rete territoriale, che è questo, cioè quello che voi già fate, solo la sancisce con l'istituzione di una consulta contro il bullismo, e intende facilitare gli scambi, anche nel nostro caso con le forze di polizia, con chi può raccogliere delle denunce, con chi ha delle statistiche che cominciano ad esserci rispetto a questo tema del bullismo. Il coinvolgimento dei consultori giovani, che vanno indubbiamente rafforzati nel lavoro che fanno di integrazione con le scuole, e anche il sostegno all'interno delle scuole di un vecchio amico, diciamo, dei genitori, che era questo sportello di ascolto, che con il taglio delle risorse negli anni della scuola è andato via via sparendo, luci che si spegnevano negli istituti scolastici, che invece con questa legge noi proveremo a reintrodurre. Vi racconto solo questa piccola cosa, che insomma io quando affronto delle leggi penso sempre che sia giusto studiare tanto, andare a vedere come si fa nelle altre regioni, all'estero, ci sono esperienze fantastiche. Stavolta sulla legge contro il bullismo mi sono riletta un fumetto di Mafalda, invece, e a un certo punto Mafalda dice qual è il modo migliore per proteggere i più piccoli, e la risposta è far crescere i più grandi. Io penso che insomma stiamo facendo esattamente questo. Grazie.
Grazie a Marta Buonafuori, alla quale chiederemo un incontro, perché questa iniziativa di oggi è stata possibile grazie anche al patrocinio di Regione, Comune e Municipio, e perché possa continuare ha bisogno di essere continuamente sostenuta, e quindi chiederemo a lei un incontro perché la Regione possa darci una mano per il futuro. Prima di passare la parola ad un professore, volevo darvi dei numeri, la mia specialità. L'Italia spende per i suoi quasi 9 milioni di studenti ogni anno il 4,2% del PIL e siamo al 23esimo posto su 27 nell'Unione Europea. I dati sono del 2014. Siamo invece ai primi posti in fatto di abbandono scolastico, siamo al 17,6%, è stato ricordato prima, e per quel che riguarda le spese militari, gli F-35, le portaerei. Uno Stato che aumenta le spese militari, diminuisce quelle per l'istruzione pubblica e assegna risorse sempre crescenti alla scuola privata, non fa certo l'interesse dei cittadini. Questi sono i miei numeri. Do la parola ad un professore che voi già conoscete, che è un docente universitario alla Sapienza di Roma e per il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, ed è qui oggi dopo aver fatto il giro del mondo, perché è stato a Tokyo, a Barcellona, a Vienna e a New York in congressi sulla psicoterapia e sulla psicosi che si sono svolte in varie parti del mondo e che l'Italia tramite loro ha dato il loro contributo. Paolo Fiori Pilastro. Grazie. Intanto perché sono qua, e devo dire che la prima risposta mi viene, c'ha un grande senso essere qua dal momento che ci sono tante persone che sono intervenute, e questo lo dico perché al di là dei ringraziamenti che sono assolutamente obbligatori alla COP che ha investito del denaro per rendere possibile questa iniziativa, alla professoressa Calò che l'ha messa in piedi e con l'aiuto del dirigente scolastico, il beneplacito del dirigente scolastico, io devo dire che la ragione principale per la quale sono qua perché è che credo di fare il mio mestiere, cioè il mestiere di medico, facendo cultura. E questo lo è vero per qualsiasi branca della medicina, ma lo è in particolare per la psichiatria. Perché, come diceva la professoressa Calò, il discorso sulla salute mentale è un discorso enorme. Io non parlo come il consigliere regionale, mi piacerebbe avere la sua rapidità di intervento. Credo che il fenomeno del bullismo ci apra la possibilità di affrontare l'aspetto che mi sta più a cuore. Gli psichiatri, dopo anni e anni di lavoro con individui che avevano oramai maturato una malattia di una gravità per la quale era veramente faticoso e difficile riuscire a realizzare un intervento terapeutico, hanno capito che una cosa che apparentemente sembra banale, cioè che se si anticipa l'intervento forse si riescono a ottenere risultati di gran lunga migliori. Il problema di anticipare l'intervento però comporta delle implicazioni anche etiche, non solo cliniche, ma quelle le tralasciano nell'ambiente, ma quelle etiche gigantesche. Per uno psichiatra, un ragazzo che cade, fatemelo dire, cade in atti di bullismo, è un ragazzo che sta chiedendo aiuto. Può sembrare strano metterla in questi termini, però io parto dal presupposto che un ragazzo che non patisce, un ragazzo che non sta male, non ha nessun motivo di avere di commettere atti di bullismo. Quindi io credo che il problema della salute mentale sia un problema enorme, ed è per questo che io con grosso entusiasmo ho accettato l'invito della professoressa Calò. Credo che una parte del nostro lavoro sia quello di, o del mio lavoro, una parte grandissima del mio lavoro sia quello di abbattere una serie di stereotipi culturali e di stigmatizzazioni che riguardano tanto la malattia mentale, cioè tanto la psichiatria, quanto gli psichiatri.
Lo dico questo con cognizione di causa, se pensate che su 10 persone che possono avere bisogno di un intervento psichiatrico, soltanto uno si rivolge, quindi un decimo si rivolge al servizio sanitario. Questo è tanto vero quanto il fatto, per esempio, che all'università, quando noi siamo andati a chiedere a 1000 ragazzi se nell'anno avessero pensato che poteva fargli comodo farsi due chiacchiere con qualcuno che fosse addetto ai lavori, 5424 ci hanno risposto di sì, cioè c'è un 50% di ragazzi che all'università avevano avvertito questa necessità. Adesso il problema a cui facevo riferimento prima, cioè il problema etico, se noi vogliamo fare prevenzione, noi dobbiamo affrontare un malessere che non è malattia. Cioè, se a noi aspettiamo che questo malessere diventa malattia, noi ci ritroviamo delle persone, è come se una persona che soffre di cancro, noi per fare la diagnosi di cancro dobbiamo aspettare che ci abbia disseminazioni. Quindi, se lo vogliamo affrontare prima, cioè prima che gli venga il cancro, noi dobbiamo fare attività preventiva. Ma questo ha delle implicazioni etiche, perché ci muoviamo in un mondo che è caratterizzato dal malessere e non dalla malattia. Un mondo che è caratterizzato dal malessere vuol dire che noi ci permettiamo il lusso, e questo è di una difficoltà estrema, e per questo andiamo nelle scuole a parlare con i professori, ci permettiamo il lusso di saper distinguere quei malesseri che sono assolutamente fisiologici in un'età come quella adolescenziale, in cui che un ragazzo possa avere crisi più o meno normali, fisiologiche, è assolutamente un dato scontato, ma ci sono delle altre crisi che fisiologiche non sono e che invece sono indicative di un malessere. Non c'è nulla di particolarmente evidente, non c'è nulla di particolarmente grave da un punto di vista materiale, non si vede nulla se non che comincia a non andare a scuola, che non c'ha voglia, che è apatico, che non esce con gli amici, se esce è particolarmente teso, per cui eccede nel numero di birre, eccede nel numero di canne. Questi sono, grosso modo, qualche volta prende la metropolitana e gli sembra che tutti lo guardino o che tutti parlino di lui, quindi queste sensazioni non sono una malattia, da queste sensazioni se ne esce in maniera assolutamente possibile, ma è necessario che qualcuno se ne accorga, perché 9 volte su 10 questi ragazzi pensano che sia un problema loro, che non c'è nulla che si possa fare, che sono loro che sono venuti su male e che conseguentemente è meglio se stanno zitti e se si ritengono per sé. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che proprio implicito nella sofferenza c'è, cioè il fatto di non andare a cercare persone, perché gli altri vengono avvertiti in qualche modo distanti, quindi sono loro in prima persona ad essere in difficoltà a chiedere aiuto. Per questo sono andato già il secondo anno, e devo dire che ho trovato, dovunque io sia stato, l'ho fatto prima in un territorio diverso, nella Roma, e dovunque sono andato ho trovato dei professori che esprimevano una esigenza rispetto a questo, cioè loro vedono quotidianamente delle situazioni che non riescono sempre a decifrare nel modo corretto. Fornire degli strumenti agli insegnanti per poter decifrare con un minimo di cognizione di causa, perché non devono fare diagnosi, ma riuscire a riorientarsi nei modi con i quali questi ragazzi manifestano il proprio disagio, partendo dal presupposto che ogni volta un ragazzo si muove in maniera evidentemente, manifestamente diversa dagli altri, sta in qualche modo chiedendo qualcosa a chi gli sta intorno, solo che questo qualcosa va interpretato, e quindi la cognizione di causa è assolutamente indispensabile. Ho sempre trovato persone assolutamente interessate, molto interessate, e quando ci siamo permessi addirittura di fare un questionario a questi insegnanti, non della Lattanzio ma delle altre scuole della Roma E, dove c'è una unità operativa che c'ha uno sportello in ognuno dei 44 presidi scolastici del territorio, abbiamo fatto questa rilevazione, abbiamo avuto un 90% di insegnanti che ci ha chiesto di continuare in qualche modo una qualche forma di informazione. Quindi credo che questo tipo di lavoro
Quello sulle famiglie è più complesso, ovviamente, è molto più difficile poter affrontare il discorso sulle famiglie, ma da psichiatra vi dico, nel mio lavoro clinico, lavorare con i ragazzi senza contemporaneamente, in qualche modo, in qualche forma, avere la famiglia dalla propria parte e quindi in qualche modo condividere il proprio percorso con la famiglia è un lavoro assolutamente impossibile da proporre, o molto molto difficile da proporre. Quindi con le famiglie è stato più complesso il lavoro, ma con gli insegnanti posso dire che dovunque sia stato, questo lavoro è stato un lavoro interessante per me, ma sicuramente è andato a rispondere ad un'aspettativa che negli insegnanti c'è, cioè quella di poter avere gli strumenti per potersi orientare in un mondo che è complicato, ma in cui, devo dire, bisogna riconoscere a questi ragazzi il fatto di chiedere in qualche modo, seppur molto maldestramente, seppure molto con grandissime difficoltà, ma loro stanno chiedendo qualche cosa e quindi se si risponde, questo è un altro dato di esperienza personale, le capacità di reazione di questi ragazzi in senso, diciamo, terapeutico sono inimmaginabili prima, a qualsiasi livello di malessere sono arrivati. Certo, questo comporta tutto un lavoro non solo con il ragazzo ma con l'ambiente, che è indispensabile. Per cui, grazie alla professoressa, questo è un'esperienza che ripeterei volentierissimo, credo che sia un'esperienza molto molto utile e credo che sia utile soprattutto modificare l'idea che la malattia mentale, la sofferenza mentale sia incurabile. Credetemi, i dati a mia disposizione, cioè di letteratura internazionale, la devo studiare per forza, per mestiere, sono tali per cui vi posso dire che se le persone riescono ad avvicinare gli psichiatri, che hanno fatto di tutto per allontanare le persone, questo me ne rendo perfettamente conto, se le persone riescono a chiedere una mano, ci sono, quanto prima ci riescono, ci sono enormi possibilità di risolvere situazioni anche molto complesse. Grazie. Grazie al professor Paolo Carinastro. E quest'anno abbiamo chiamato il nostro incontro la scuola infinita, perché infinita è la ricerca, infinita è la cultura, infinita è la bellezza e la conoscenza. E infinito secondo me sarà anche il ringraziamento di quei ragazzi, di quegli studenti che hanno avuto la fortuna di incontrare questo progetto e di incontrare persone che hanno risposto. Una di queste si chiama Cecilia De Costino, è psichiatra, psicoterapeuta, ha un curriculum che non vi leggo perché sarebbe lunghissimo, autrice di numerose pubblicazioni e reduce da una conferenza internazionale a New York proprio su queste tematiche alla Cooper Union, se dico bene la pronuncia, e alla quale dà la parola Cecilia De Costino. Allora, buon pomeriggio a tutti, oggi veramente mi sembra una giornata molto importante, ricca di spunti, in cui è stato già detto moltissimo, per cui mi limito a raccontare la mia esperienza, il mio secondo anno come responsabile dello sportello d'ascolto, per comprendere bene quanto sia importante la presenza di uno sportello psicologico all'interno della scuola. Basta riflettere sull'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del giugno 2014, in cui si denuncia che la malattia mentale in generale e la depressione hanno un grosso costo sulla salute degli adolescenti, in quanto rappresentano la prima causa di disabilità tra i 10 e i 19 anni e che il suicidio è la terza causa di morte tra gli adolescenti. Il documento inoltre mette in evidenza, e leggo, che il mondo non dedica sufficiente attenzione alla salute mentale degli adolescenti e conclude affermando che solo
mediante le precoci cure necessarie si possono evitare morti premature e sofferenze di lunga durata. Quindi diciamo che alla luce di questi dati molto allarmanti è fondamentale prevenire l'insorgenza del malessere psicologico nei giovani, non solo contrastando i fattori di rischio, ossia vale a dire tutte quelle situazioni che espongono precocemente l'adolescente ad un disagio, ma soprattutto favorendo esperienze in grado di proteggere e potenziare la loro salute mentale. E quindi è necessario realizzare all'interno della società tutti i tipi di prevenzione che noi abbiamo a disposizione, e quindi la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Che cosa significa? Questo significa intervenire prima che il malessere si manifesti, intervenire prima che il malessere diventi patologico e intervenire al più presto per contrastare un iniziale disagio mentale. Ora è il secondo anno che io lavoro allo sportello dell'Istituto di Vittorio Lattanzio e mi sono trovata nella condizione di dover attuare tutti e tre i tipi di prevenzione. Avrei moltissimi esempi, ve ne racconto solamente alcuni. Ci sono ragazzi che vengono allo sportello per avere dei chiarimenti sulla sessualità, sulla contraccezione, altri ragazzi che vengono allo sportello per situazioni ansiose assolutamente fisiologiche, alcuni perché non riescono a comunicare con il loro padre, con la loro madre, altri invece vengono perché non hanno un buon rapporto con il proprio corpo e quindi non si piacciono. Però diciamo che dietro tutte queste situazioni spesso non c'è proprio nulla di preoccupante, perché appunto l'adolescenza, come sappiamo, è un momento delicatissimo, è un momento difficile e non sempre si trovano le risposte giuste, non sempre ci si sente all'altezza di alcune situazioni e soprattutto il confronto con il primo amore espone il giovane ad una rivoluzione di se stesso che non può non determinare incertezze e tentennamenti. Ed è proprio rispetto a questi dubbi che recentemente un ragazzo mi ha detto una frase troppo divertente e mi ha detto: la mia testa è come il Parlamento, c'è chi si alza, c'è chi si siede, c'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra, insomma l'incertezza regna sovrana dentro di me. Troppo simpatico questo ragazzo. Altri ragazzi invece purtroppo vengono allo sportello e devo dire che la percentuale è veramente ridotta, perché invece hanno dei comportamenti e dei pensieri distruttivi che vanno riconosciuti immediatamente perché potrebbero scivolare facilmente verso una malattia conclamata. Di solito si tratta di ragazzi che si isolano, che si allontanano dai rapporti interumani, che non ce la fanno a studiare, che passano giornate intere davanti al computer, oppure che fanno uso di cannabis o di altre droghe. E poi ci sono sempre alcuni ragazzi che vengono, e per fortuna sono veramente rari questi casi, che già presentano una patologia mentale e per i quali si rende indispensabile l'invio tempestivo presso una struttura territoriale. Ecco, proprio questa, quella dell'invio di un giovane verso un percorso di cura, è la fase più difficile, in quanto purtroppo sono costretta a confrontarmi con un vuoto terapeutico, perché troppo rare sono le strutture pubbliche dedicate ad interventi di psicoterapia per i giovani e purtroppo non sempre le famiglie hanno le disponibilità economiche per poterlo fare in privato. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale: per fare prevenzione in uno sportello si necessita appunto una grandissima responsabilità che richiede appunto una formazione professionale specifica per dare risposte corrette ai giovani ed evidenziare eventualmente l'entità del malessere del giovane.
per cui sono necessari psichiatri o psicologi che però debbano avere un modello di riferimento teorico che si discosti totalmente da tutti quegli orientamenti psichiatrici che tendono a medicalizzare ogni tipo di sintomo, per cui basta un minimo di ansia, un'incertezza, insomma, per fare diagnosi di malattia. Concludo quindi con la speranza che la scuola possa rispondere in maniera sempre più adeguata ed energica proprio alla domanda di benessere del giovane, solo che ovviamente per fare questo sono necessarie delle scelte politiche interessate ad investire economicamente sulla salute dei cittadini del futuro, che sono appunto gli adolescenti. E concludo con tantissimi ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno permesso di fare questo lavoro splendido con i giovani. Ringrazio prima i giovani, poi ringrazio tantissimo la professoressa Calò, il dirigente scolastico e l'associazione La Scuola che Verrà. Grazie a tutti. Subito dopo il prossimo intervento ci sarà un breve stacco e anche un avviso per l'associazione Blue Desk, perché sarà proiettato un piccolissimo clip, si chiama in gergo, non so bene, se, su un filmato che si sta realizzando all'interno di alcune scuole di questo quartiere, in particolare anche dentro il territorio Lattanzio. Allora, adesso passo la parola ad Emanuela Grossi, che ha curato all'interno delle classi il progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per quest'anno, e la ringraziamo del lavoro che ha svolto. Ha un curriculum anch'essa notevolissimo, vi posso solo dire che è specializzata in psicoterapia oltre che laureata in farmacia, e ha una laurea specialistica in psicologia con lode all'Università degli Studi di Chieti d'Annunzio. Dico solo questo, ma tutto il resto lo potete immaginare, e le lascio la parola. Dunque, la premessa a questo intervento che abbiamo fatto con le classi sono le riflessioni sull'adolescenza di cui abbiamo già sentito, e come momento critico dello sviluppo in cui le certezze acquisite nell'infanzia sono rimesse in discussione con il completo e soprattutto molto veloce sviluppo fisico che avviene contemporaneamente alla maturazione sessuale. Quindi questo cambiamento radicale comporta che la nuova immagine di sé, che non è più bambina ma non è ancora adulta, affronti una ricerca per il superamento dei conflitti legati al cambiamento psicofisico. Quindi si apre con questo la possibilità di un confronto nel rapporto con il diverso da sé. E questo può permettere di superare eventuali carenze vissute nelle precedenti fasi evolutive. Però può accadere che le difficoltà vissute fino allora, se non sono state identificate prima e superate, possano determinare invece un disagio che si può esprimere in varie forme, con il disinteresse per lo studio, con la bulia o con l'aggressività, o con il tentativo di affermare se stessi mediante la sopraffazione degli altri, oppure con il ricorso a sostanze o a comportamenti che diano solo l'illusione di allontanare i problemi, di favorire la socializzazione e la propria affermazione, mentre al contrario i problemi si aggravano. Lo scopo che ci siamo posti con l'associazione La Scuola che Verrà, che ringrazio, in continuità con gli interventi dei due anni precedenti, sono stati nell'ambito della prevenzione primaria, quello di fornire, cioè, agli alunni e adolescenti degli strumenti di conoscenza sulla base delle quattro fondamentali tappe evolutive secondo la teoria della nascita di Massimo Fagioli: nascita, svezzamento, visione dell'essere umano diverso e adolescenza, pubertà e quindi rapporto con l'essere umano diverso. Il riferimento scientifico così è diventato un contenuto per dare senso alle crisi evolutive che i ragazzi stanno vivendo sulla loro pelle,
permettendo loro di distinguere quelli che sono i turbamenti del tutto normali in questo periodo della loro vita dai vissuti di disagio o di vera e propria patologia e poterne discutere insieme. Quindi ho incontrato tutte le classi prime dell'istituto, che sono 6 in totale, per un totale di 130 fra ragazzi iscritti, ragazzi e ragazze, per 8 volte con cadenza mensile per non ostacolare troppo le normali attività didattiche. Abbiamo affrontato numerosi argomenti come la crisi adolescenziale fisiologica, i rapporti con la famiglia, con gli amici, con gli altri adulti significativi al di fuori della famiglia, l'innamoramento, il rapporto con il diverso da sé, il bullismo, su cui ci siamo fermati per più incontri perché è stato un argomento di grossissimo interesse per i ragazzi, di grosso coinvolgimento. Molti avevano subito l'esperienza come vittime di bulli già nelle scuole medie, se non nelle scuole elementari. E poi abbiamo parlato delle fasi fisiologiche dello sviluppo e la patologia dello sviluppo, che poi può portare alle dipendenze, varie forme di dipendenza da internet, dal gioco d'azzardo e così via, e il rapporto col proprio corpo, quindi i disturbi al comportamento alimentare. E poi nell'ultimo incontro abbiamo rivisto, riflettuto, approfondito, discusso. Ma al di là, insieme a questi contenuti che ho proposto, gli incontri sono serviti anche come occasione per stare insieme, occasione per poter pensare possibile l'ascoltarsi senza accontentarsi di risposte a piccole curiosità, per tenere conto della presenza degli altri durante gli incontri senza sovrapporsi con i discorsi uno sull'altro o senza isolarsi con il cellulare, cosa che avveniva con una certa frequenza. In molti mi hanno chiesto a che cosa servissero questi incontri, io ho sempre risposto per provare a pensare. E devo dire che la partecipazione dei ragazzi è stata molto vivace. Però per la mia lunga esperienza con i giovani so che dietro questa apparenza di rumorosità, di vivacità irriverente e caotica, gli adolescenti in realtà nascondono anche una grossa timidezza che rende difficile esporre i propri turbamenti reali, i propri dubbi, i propri sentimenti più profondi, sia davanti ai compagni di classe e sia davanti a un adulto sconosciuto come ero io. Le risposte che hanno dato al questionario che ho proposto alla conclusione degli incontri me ne hanno dato ragione, che c'era molto di più di quello che poteva apparire durante i nostri incontri rumorosi. Questa vivacità loro, apparentemente provocatoria nel consultare l'amico o l'amica prima di fare una domanda, nel loro timore di esporsi, nella discussione a volte caotica, in tutto e nonostante tutto ciò ho sentito invece un loro profondo interesse per quello che andavamo facendo. Le loro domande sono state numerosissime, le loro osservazioni spesso sono state molto acute, il loro silenzio attento e improvviso di fronte ad argomenti inconsueti per loro e non banali mi ha colpito molto. Tutto ciò, nonostante che l'interesse di alcuni di loro fosse realmente latente, mi ha dato la certezza della necessità di questo tipo di interventi, anche se i frutti non sono immediatamente visibili o non sono statisticamente dimostrabili. Nell'ultimo incontro poi ho ribaltato l'abituale rapporto di valutazione che hanno gli alunni nella scuola, chiedendo ai giovani di dare un voto ai nostri incontri, un giudizio su quello che avevamo fatto, su quello che ci eravamo detti in questi 8 incontri e eventualmente dare consigli su miglioramenti possibili. E riporto qualche conclusione. Le risposte alla domanda quali informazioni ricevute hanno riscosso maggiormente il tuo interesse e perché, i ragazzi hanno risposto come prima scelta il bullismo. Sono stati 49 ragazzi su 88 presenti all'ultimo incontro che hanno scelto il bullismo come argomento interessante e anche gli altri comportamenti problematici. Al secondo posto l'innamoramento, il rapporto con diverso da sé, poi i rapporti che contano con la famiglia, con gli amici, eccetera, e le fasi dello sviluppo fisiologico.
una piccola minoranza, solo 3 alunni sugli 88 presenti, ha espresso il disinteresse per tutto. Le motivazioni che sostengono le scelte degli argomenti, perché avevo chiesto anche di spiegare il motivo della loro scelta dell'argomento, e sono state molto varie. Spesso i ragazzi e le ragazze hanno risposto semplicemente perché gli argomenti erano tutti belli, tutti interessanti. In altri casi invece hanno articolato meglio la loro risposta, riconoscendo l'interesse e l'attinenza degli argomenti affrontati con la loro realtà che stavano vivendo. In altri casi invece è stato riconosciuto che l'approfondimento nelle discussioni era stato un aiuto concreto a un loro momento problematico. La terza domanda era: quali modifiche riterresti opportune per migliorare il progetto? In questo 32 alunni su 88, quindi il 36% circa, rispondono: nessuna, va bene così. Poi però c'è un ulteriore 32% che propone un aumento del numero degli incontri o delle ore a disposizione o degli argomenti affrontati, che uniti agli altri che hanno apprezzato il progetto così com'era, sono state tutte indicazioni di un apprezzamento del progetto. Solo 9 alunni su 88 non hanno dato nessuna risposta e soltanto 2 hanno detto che di non aver apprezzato il progetto e che avrebbero evitato in futuro di seguirlo. Complessivamente, pertanto, penso di poter affermare che in definitiva, pur facendo tesoro delle richieste di miglioramento da parte degli studenti e considerando la possibilità di affinare il progetto, le risposte degli alunni, insieme alla mia più che trentennale esperienza nella scuola, mi ha lasciato la certezza assoluta della fertilità della mente dei giovani, che fa sì che ogni seme lanciato darà nel tempo i suoi frutti. Grazie. Allora, grazie alla professoressa psicologa che è intervenuta. Adesso parliamo un attimo di Roma 2.0, è questo filmato dell'associazione Blue Desk che abbiamo qui sul palco, in collaborazione con gli allievi del laboratorio di cinema. E Roma 2.0 è un progetto di cinema finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da Simone Mezzola e Floriana Pinto e l'associazione appunto Blue Desk. E hanno partecipato alcuni allievi di seconda generazione che stanno realizzando un'opera cinematografica e oggi ne vedranno alcuni saggi. Si diceva contro ordine, compagni, perché c'è qualche ritardo, per cui possiamo proseguire nel lavoro e stanno arrivando, ci dicono, c'erano queste cose, possiamo proseguire nel lavoro nella scaletta che avevamo già separato. Comunicazione di servizio, alle persone presenti che hanno bisogno di un attestato di partecipazione, qui è disponibile e possono alla fine dell'iniziativa ritirarlo. Un attestato di frequenza, un attestato di partecipazione a questo convegno che ovviamente rischiano i giovani. Vi stavo appunto dicendo che era previsto in scaletta l'intervento di un mio vecchio amico con il quale abbiamo fatto cose insieme all'università negli anni 70. Lui era un giovane studente di medicina ed io ero un giovanissimo studente di lettere alla Sapienza di Roma. La persona che vi devo presentare è un medico psichiatra, oggi diventato medico psichiatra e psicoterapeuta, e ha interessi nell'attività clinica, didattica e di ricerca. Ha una formazione psicoterapica, viene conseguita con la partecipazione fin dal 75 all'analisi collettiva facente capo alla teoria della prassi del professor Massimo Maggiore. Dopo aver lavorato 13 anni nel Servizio Sanitario Nazionale ed aver svolto una lunga attività privata nel 2012 insieme
ad altri psicoterapeuti, ha creato ed è socio fondatore della cooperativa sociale di psicoterapia medica. A lui la parola, Giovanni De Missieri. Un po' a tradimento. No, chiamato così, non posso altro che manifestare innanzitutto la gratitudine per questo coinvolgimento mio, ma soprattutto di ciò che vado a rappresentare, la cooperativa sociale di psicoterapia medica, uno. E due, è sicuramente una grossa difficoltà, perché dopo le splendide, oserei dire, relazioni o presentazioni dei due colleghi precedenti, il professor Paolo Fiorinastro e Cecilia D'Agostino, mi sono trovato assolutamente, come dire, privato di tutto ciò che, quasi tutto di quello che pensavo di dire, ovvero la metodologia, l'impostazione, la visione dell'impegno che uno psichiatra deve avere in questo contingente. È veramente difficile trovare altri elementi, aggiungerne altri. Condivido e condividiamo noi della cooperativa, di cui adesso andrò a parlare, questa impostazione, tenendo, semmai, se posso permettermi, ecco, un contributo. Che cos'è? Il professore parlava di malessere e di malattia e distingueva giustamente questi due aspetti di un sentire di un ragazzo, o a volte anche di un non sentire di un ragazzo, e allora proporrei che sicuramente un segno di passaggio dal malessere alla malattia è quello di non chiedere aiuto, cioè l'idea, il pensiero che non c'è nessuno che mi può dare una mano in un modo o nell'altro, o peggio ancora, cercare poi una pseudo soluzione nella assunzione, diciamo, di sostanze, per esempio, è quello un segno patognomonico di qualcosa che sta debordando da un malessere a una poi vera e propria malattia, quindi affrontabile con rigorosità medica. Rigorosità medica che non vuol dire ovviamente uso di sostanze magari farmacologicamente approvate in contrasto con le sostanze non legali che usa il ragazzo, ma un'impostazione medica che significa avere avere una lettura di quello che porta una persona a star male o a far star male, come per esempio il caso del bullismo può benissimo, ecco, rientrare in questo aspetto, una visione improntata su dei cardini di metodologia medica, cioè fare diagnosi, cioè capire che cosa ha, e quindi sapere che esiste una bella linea di demarcazione tra sanità e malattia, che non è tutto uguale a tutto, terapia che è connotata alla conoscenza della eziologia, cioè perché, che cosa ha portato questa persona a stare male e poi anche ad ammalarsi ulteriormente. Allora in questa visione eziologica c'è una impostazione di metodo assolutamente di tipo psicologico, e quindi di cercare nelle relazioni umane, di cercare nel pensiero che si può alterare, nelle idee che una persona può avere rispetto a se stessa e rispetto ai rapporti con gli altri, la causa scatenante. Dopodiché, se sono stati dei pensieri, sono stati dei rapporti ad ammalare una persona, si propone ovviamente come terapia di elezione l'opposto di ciò. Se un rapporto ti ha fatto ammalare, bisogna assolutamente contrapporre a questo un rapporto che ti faccia guarire
perché altro elemento della metodologia medica è la ricerca di una cura per la guarigione, non soltanto per un sostegno cronico a vita, ma cercare come obiettivo, punto, come obiettivo finale, la possibilità che questa persona, dopo un lungo, più o meno lungo, più o meno breve periodo, ma in ogni caso poi non abbia più bisogno di me, non abbia più bisogno di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, ma ci deve arrivare. Dunque, quindi, fermo restando che quindi non starò a ripetere tutta l'impostazione condivisibile, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, prevenzione terziaria, dell'importanza dell'intervento nelle scuole, ecco, su questo direi, perché poi ci interessa particolarmente poi la scuola, non soltanto perché lavorando, facendo questo mestiere, abbiamo visto anni e anni, diciamo, sono andato a rifare la carta d'identità e questa volta hanno messo nei segni caratteristici i capelli brizzolati, che invece fino alla carta precedente erano di color nero, quindi in qualche modo questo, ahimè, parla di una certa percorso di vita e di professionale. E, però abbiamo visto con pazienti di tutte le età e tutti i tipi che la malattia mentale si fabbrica, si costruisce, si inizia in età molto precoci, non quando poi esplodono delle crisi, mettiamo a 40, a 50, a 60 anni. Allora intervenire a scuola è ovviamente luogo di lezione, non fosse altro perché è ad alta concentrazione di persone a cui bisogna impedire, diciamo, di ammalarsi. Però è anche importante per un altro motivo, per un motivo, come dire, metodologico, nella misura in cui la malattia non è una malattia d'organo, cioè la malattia mentale non è un pezzo del cervello o del fegato per qualcun altro o della milza che si è ammalato, non è il sistema nervoso, non è neurologia, dei miei colleghi che curano ovviamente ictus, tumori cerebrali, epilessie o altre patologie del sistema nervoso, ma come dicevamo è una malattia del pensiero oltre che dei rapporti. Allora, malattia del pensiero significa idee, significa parlare di idee, di cosa può avere una persona in testa. Queste idee trovano, idee malate significa idee sbagliate, idee errate, e questo purtroppo avviene, si rifrange, trova conferma in quello che è una dimensione, come dire, collettiva delle idee, del pensiero, cioè nella cultura. Allora a questo punto la scuola è per noi in primissima linea nel secondo me, compito essenziale di disinnescare quelli che sono gli elementi culturali che mantengono delle dimensioni violente, delle idee sbagliate su noi stessi, sugli altri, e quindi compito preventivo, fondamentale, culturale potremmo dire, è quello di impedire che un pensiero che turba un ragazzo poi possa trovare conferma invece che disconferma proprio in certe culture che a volte dilagano diciamo nel mondo culturale, mass media, forse anche nella scuola o tra le impostazioni filosofiche, insomma, da dove si pensi, e si pensi non sempre in modo, come dire, adeguato alla relazione interumana, ma si pensi in modo violento. Allora, per questo, fare non soltanto il proprio mestiere nel proprio studio privato, ma anche cercare di portare la nostra esperienza a una dimensione preventiva, quindi entrare e lavorare nelle scuole con altri colleghi esperti, abbiamo fondato nel 2012 questa cooperativa che si è appunto proposta questi progetti. Nel 2012 l'inizio di questa esperienza, quindi molto 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 giovane. Per ora abbiamo lavorato in due scuole superiori romane,
nel liceo artistico di Via di Ripetta, sia nella sede centrale che nella sede di Viale del Pintoricchio e al liceo classico Tasso. Abbiamo svolto circa 150 ore annuali per scuola di sportello, che sapete è questo punto dove il ragazzo può chiedere una mano per capire e dipanare meglio le proprie problematiche, ma appunto poi anche incontri con i docenti, abbiamo incontri con i gruppi classe e in particolare quest'anno abbiamo stipulato una convenzione con il liceo Tasso per effettuare consulenze più approfondite ed eventualmente per poter iniziare successivamente degli percorsi psicoterapeutici laddove ce ne siano l'esigenza e fare anche consulenza per i genitori e gli insegnanti. Un progetto futuro al quale la cooperativa sta pensando, a cui teniamo molto, è di arrivare a creare un centro di ascolto e consulenza per adolescenti in sede e orari extrascolastici, ma convenzionato con gli istituti didattici, una sorta di consultorio privato ma con una valenza sociale al quale il ragazzo si possa rivolgere per parlare gratuitamente con un professionista che lo sappia indirizzare poi nella scelta più adeguata e successiva. Tra le altre attività che abbiamo fatto ricordiamo anche degli incontri sempre con queste due scuole con moltissimi ragazzi sul tema della baby prostituzione che ahimè nella nostra città ha assunto una certa rilevanza mass mediatica, per cui hanno anche collaborato esponenti delle forze dell'ordine specializzate in questo particolare settore. E lì si è visto come i ragazzi, al di là del tema specifico della baby prostituzione, fossero particolarmente sensibili al tema della sessualità. E questo ci ha indotto a voler ulteriormente sottolineare l'importanza, laddove non ne sia cosciente, ma non credo che lo sia, l'importanza di approfondire questo tema e dare, mettiamo, una lettura diversa, un approccio diverso al tema della sessualità che vada oltre quelli due classici a cui siamo sempre stati abituati, cioè il trattare la sessualità come problema biologico, fisiologico, biologico dal punto di vista materiale e scientifico, quindi mettendolo nelle aree scientifiche di naturalistiche, diciamo così, oppure dall'altro lato la sessualità in ambito letterario con sempre possibili derive di tipo un po' sentimentale, romantico, se non spiritualistico. Proporre invece la sessualità come momento di formazione personale, di elaborazione, di sviluppo della propria identità, anche come forma di conoscenza di se stessi, forma di conoscenza dell'altro. A questo punto la scuola, che ha come obiettivo primario quella non soltanto di diffondere informazioni, ma anche di sviluppare il sapere, la conoscenza, credo che possa essere interessata dovrebbe essere interessata a utilizzare questa materia tanto negletta, tanto difficile da gestire e scottante, nella forma, come dire, dovrebbe essere più congrua proprio con le sue prerogative, quella di portare le persone, come si è detto prima, a pensare e a conoscere. Vi ringrazio. Grazie a Giovanni Bessi, spero di non avergli creato problemi psicologici rispetto al fatto di averlo chiamato così all'improvviso. Va bene. Mi dicono che ancora ci sono dei ritardi per quanto riguarda la proiezione cinematografica, la piccola proiezione cinematografica. Vi do una comunicazione di servizio e all'entrata sta in distribuzione uno opuscolo che abbiamo prodotto per riassumere il senso e il significato di questo progetto che si è realizzato nel corso di quest'anno scolastico
al di Vittorio Lattanzio, e in distribuzione pure un bigliettino che serve agli organizzatori del teatro per sapere quante persone hanno partecipato, quindi chi non l'ha preso all'uscita può prenderlo, ed è anche possibile liberamente contribuire un pochino con un piccolo contributo alle spese sostenute per organizzare questo convegno, incontro, dibattito, chiamiamolo come ci piace di più. Io a questo punto darei la parola alla Gabriella Terenzi. Gabriella Terenzi ha tante qualifiche che risultano sul suo curriculum, ma la cosa più importante che vi voglio dire è che è dirigente sanitario di primo livello nella ASL RMC dal 1980 nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura, cioè quindi è sul fronte, su il primo impatto con problematiche inerenti all'attività di psichiatra. Quindi le lascio volentieri la parola, Gabriella Terenzi. Ringrazio io la vostra associazione per avermi invitato per il secondo anno di seguito, forse proprio per questa esperienza sul territorio di più di decenni, ormai sono tanti, prima nella medicina scolastica e nell'età evolutiva e poi nel servizio psichiatrico. Vi leggerò poche righe, non vorrei essere breve, che ci sono tanti interventi. Il filo invisibile che lega la buona scuola e la buona sanità è quello che lega la cultura e la salute mentale. Se la cultura è quella del logos occidentale, che fa coincidere la realtà umana con la ragione e il linguaggio articolato, il concetto di salute mentale si lega all'organicismo e alla negazione di un'originaria sanità della nascita, ed il filo che li unisce si fa più evidente, somiglia a un filo spinato. La domanda è: da dove origina il pensiero? Da Dio o da una specifica realtà umana? Se i ragazzi devono crescere ed essere educati a diventare razionali e a controllare, annullare le proprie emozioni, che sarebbero conseguenza dell'istinto animale presente alla nascita, sia la cultura che la psichiatria interverranno in senso coercitivo ad impedire le possibilità di sviluppo e la spontaneità di un'identità autonoma, imponendo un rapporto regressivo e conservatore. Se invece accettiamo l'idea di una sanità originaria dell'essere umano, superiamo il concetto di bambino narcisista, tavoletta di cera, su cui imprimere un'identità già pensata dalla madre, dal padre e dalla società. Il bambino svilupperà il suo mondo interno, ricco di affetti ed immagini, che si dinamizzerà nel confronto continuo con gli altri, in un rapporto evolutivo e formativo. In questo momento storico, e in particolare nel contesto culturale della scuola, occorre precisare il linguaggio. Più che parlare di istruzioni, dovremmo usare il termine pensiero, come elaborazione critica delle idee. La scuola necessita di una totale revisione del pensiero da parte dei docenti, cioè della ricerca puntuale dei valori che sottendono alla cultura, che si diffonde nella scuola, dalla religione alla sessualità, dalla socialità all'uguaglianza, lo sviluppo della realtà umana, dal bambino all'adolescente, dall'adolescente all'adulto. C'è bisogno di una rivoluzione del pensiero riguardo agli esseri umani. E qui si pone un problema fondamentale. Può la cultura contribuire a far ammalare un individuo o favorire l'insorgere di disturbi psichici negli adolescenti? Perché proprio nell'adolescenza c'è il cardine della necessità della prevenzione e cura di un possibile conflitto? Sappiamo che negli adolescenti, con la modificazione del corpo, c'è l'emergenza della sessualità. La prevenzione troppo spesso è considerata solo come prevenzione della gravidanza indesiderata e delle malattie fisiche sessualmente trasmissibili, per carità, è del tutto auspicabile, mentre viene sottaciuta e negata la sessualità come ricerca di una dimensione psichica di interesse per gli altri
e possibilità di rapporto con l'essere umano diverso, come se nell'adolescenza si sviluppasse con il rapporto fisico solo la possibilità procreativa e si perpetuasse l'eterna scissione mente-corpo, negando la realizzazione di una fusione tra la trasformazione del corpo e quella della mente. La teoria della nascita enuncia la formulazione che tutti sono uguali nella nascita e tutti sono diversi nello sviluppo, nell'ambito del rapporto interumano. Tale enunciazione di contenuto può essere applicata sia al rapporto docente-discente che al rapporto medico-paziente. La teoria della nascita enuncia la formulazione che tutti sono uguali nella nascita, e questo l'ho già detto. Allora, nel rapporto docente-discente evita che, proponendosi nel ruolo di docente tout court, ci sia un irrigidimento del discente con l'inibizione della recettività di chi ascolta, in quanto se il ruolo si sostituisce al rapporto, si avalla che da una parte si dia e dall'altra si riceva in modo univoco, negando al contempo il valore di contenuto della domanda e della risposta. Il principio di uguaglianza vede nel docente e nel discente il desiderio comune di apprendere, l'interesse alla conoscenza, al sapere e alla realizzazione reciproca, nel senso che la domanda stimola sempre un pensiero nel docente, un'elaborazione che poi determina una risposta alla richiesta. Ed è pur vero che insegnare è il miglior modo per imparare. La sensibilità del docente consiste nel porre in ogni caso l'attenzione a cogliere la domanda, anche se espressa in modo incompleto, approssimativo o latente, senza fermarsi alla mera osservazione dei comportamenti manifesti. Il dovere dell'insegnante non è tanto trasmettere le nozioni, quanto far realizzare agli studenti la capacità di pensare, che significa stimolo continuo alla ricerca. Nell'elaborazione del rapporto si definiscono le diversità delle due realtà umane, sia in termini di conoscenza che di cultura personale. Queste diversità si esprimono all'interno di una situazione più allargata, che è il gruppo classe. A questo proposito, l'enunciato teorico, che anche metodologico, consente all'intero gruppo di elaborare sia i fattori comuni sia le differenze personali. Riconoscere un'identità personale a ciascuno favorisce la dinamica di gruppo, in quanto la consapevolezza della propria identità rende più facili i rapporti di collaborazione. La scuola può diventare ed essere così il punto di riferimento e di arricchimento che troppo spesso i ragazzi non hanno in casa. L'insegnante esercita un forte ruolo preventivo e di riconoscimento di segnali della presenza di eventuali disagi e pericoli per la salute psichica dei ragazzi. E questo è estensibile anche alle problematiche dello sportello di ascolto e del supporto psicoterapeutico, con l'esercizio degli strumenti specifici della psicoterapia, che consistono in aggiunta alla critica del pensiero e della cultura dominante, nell'esercizio dell'interpretazione del latente e della frustrazione e interesse per l'altro. A questo punto vorrei concludere, prendendo in prestito gli enunciati proposti in Bambino, Donna e Trasformazione dell'Uomo dallo psichiatra Massimo Fagioli. Conoscenza come prassi di ricerca continua tra analista e paziente nei riguardi di una realtà esterna, infetta, che fa ammalare. Imparare a saper rifiutare senza uccidere, a saper trasformare senza distruggere. La fantasia di sparizione verso proprie situazioni interiori diventa attività creativa nei confronti degli altri. Come giustamente recita anche oggi l'editoriale di Left sulla scuola, nella scuola bisogna proporre il valore dell'utopia come luogo in cui si realizza il benessere di tutti, e sicuramente noi nella sanità lavoreremo molto molto meno nel futuro. Grazie. Se andiamo avanti ancora prima dell'arrivo cinematografico, do la parola a una giovanissima
giovanissima ragazza che si chiama Cristina Piloto, che è biologa e nutrizionista. Nel suo curriculum leggo che ha un master in nutrizione nello sport presso la scuola Santis, è master in dietologia e nutrizione clinica, ha un dottorato di ricerca in biologia cellulare e tantissime altre, una laurea triennale specialistica, e alla quale do la parola. E per completare questo discorso per quanto riguarda i comportamenti e i rischi dei giovani, e lei ce ne illustrerà, non la vedo, comunque sta arrivando. Grazie all'associazione La Scuola che Verrà, Renato, Anna Maria, Elena, tutti quelli che hanno partecipato, Cecilia. E vi leggo giusto due cosette su quello che è il mio lavoro. Alimentazione e rapporto interumano. L'alimentazione è un elemento costante nelle vite di ognuno. Ogni mattina ci svegliamo e cominciamo la nostra giornata con un buon caffè e distribuiamo i pasti principali nell'arco di più o meno 6-7 ore di distanza, facendo magari degli spuntini tra l'uno e l'altro. Una corretta nutrizione, infatti, comincia sin dalla mattina e dovrebbe proseguire nell'arco della giornata, prediligendo cibi come frutta, verdura di stagione, legumi ed alimenti integrali con alto contenuto di fibre, pesce, carni bianche, uova e formaggi in quantità moderate. Ovviamente una dieta equilibrata presuppone anche un'appropriata dose di attività fisica quotidiana, importante per sollecitare il metabolismo dell'organismo. Un modo di mangiare bilanciato ed una giusta dose di movimento sono quindi essenziali per il mantenimento di una buona salute cardiovascolare e per la prevenzione di numerose patologie, non ultime quelle tumorali. Tuttavia, l'atto del mangiare non è legato solo ed esclusivamente ad un fattore puramente biologico, per cui al calare della glicemia bisogna introdurre un adeguato apporto di nutrienti. Al contrario, esso può rappresentare anche un mezzo per stare insieme agli altri, un momento di convivialità e rapporto. Fin dall'antichità, i banchetti costituivano infatti occasioni di scambio e socializzazione. D'altro canto, il primo rapporto che il bambino instaura con la madre è proprio attraverso l'allattamento, mediante cui il piccolo prende non solo il latte come alimento, ma anche, e forse soprattutto, il contenuto psichico che gli viene offerto. Per questo motivo, spesso, quando si verificano alterazioni nel rapporto interumano, ci possono essere anche, come conseguenza, disturbi nel comportamento alimentare. Disturbi che possono emergere in vari stadi della vita, pur palesandosi frequentemente durante l'adolescenza, e che spesso hanno modi di esprimersi molto differenti l'uno dall'altro, ma che comunque comunicano un disagio nell'affrontare il rapporto con gli altri, forse in modo particolare dopo la pubertà nei confronti dell'essere umano diverso, l'uomo per la donna per l'uomo. È bene naturalmente saper distinguere caso per caso quello che può essere un comportamento più che normale, come uno scarso appetito o al contrario una maggiore ma non eccessiva gratificazione mediante il cibo a seguito per esempio di una delusione amorosa, da quelli che possono essere situazioni a rischio, in cui le variazioni di peso corporeo sono magari molto evidenti e accompagnate da cambiamenti importanti del tono umorale. È indispensabile dunque sottolineare come le modalità con cui avviene quest'atto, fondamentale per la sopravvivenza, nell'essere umano nello specifico possa essere anche un modo attraverso cui vedere delle eventuali difficoltà nel far fronte a problemi di tipo relazionale. Ciò sta a evidenziare che è determinante accompagnare ad un'idonea educazione alimentare, scelta dei cibi, valutazione della composizione corporea e dell'attività fisica, anche la presa in considerazione, quindi la prevenzione ed eventualmente la cura, di patologie che si legano poi a questa azione quotidiana, tenendo conto che esse derivano ovviamente da problematiche molto profonde, strettamente correlate al modo di vivere, per lo più inconscio, il rapporto interumano. Grazie. Avvisatemi quando arrivano. Ecco, mi sembra che li vedo. Sì, pronto? Vai. Siete pronti? Allora,
come vi dicevo prima, c'è questo filmato dell'associazione Blue Desk intitolato Roma 2.0 con gli allievi del laboratorio di cinema. Pochi minuti per farvi rendere conto del lavoro che stanno svolgendo nelle classi del di Vittorio Lattanzio. Vi do la parola. Non so se ci avete presentato prima, comunque forse si è creato un disguido sugli orari. E stanno arrivando i ragazzi che stanno qui fuori. Ah, ecco. Allora, io sono Simone Amendola, lei è Floriana Pinto e vi dico due parole. Quello che vedete oggi è un piccolo promo di 4 minuti di un lavoro che stiamo realizzando con il contributo della Regione Lazio. Ci è venuta questa idea di fare un passo ulteriore nel racconto delle seconde generazioni, cioè dei figli dei migranti, e siccome ce ne occupiamo, abbiamo fatto già altri lavori, documentari, comunque un tema che ci interessa, quest'anno abbiamo fatto un progetto un po' cross mediale tra varie scuole, cercando di far raccontare a loro stessi un interno, che è un interno familiare, ma è un interno del quotidiano, della vita che vivono, e quindi superare una serie di filtri che sono anche i nostri, che ci avviciniamo, per andare a raccontare davvero soltanto l'adolescenza, chiaramente con questa doppia prospettiva di venire da una famiglia che ha una storia differente, che viene da un paese differente, e dall'altra parte la vita di un adolescente qualunque di Roma, che smanetta tutto il giorno col telefono. E quindi per farlo gli abbiamo fatto utilizzare la cosa che utilizzano di più durante tutto il giorno, che è il telefonino. E loro, appunto, loro quattro, c'è anche un'altra ragazza, sono del Di Vittorio Lattanzio. Dico sempre Di Vittorio, Di Lattanzio. Bruna, Mattias, Kevin e Liliana. E c'è un'altra ragazza che si chiama Anna, che sta arrivando. Io più o meno, magari, non so se Floriana vuole dire qualcosa, farei così. Vi farei vedere questo promo, che in qualche maniera sono una serie di accenni dei tanti momenti in cui loro si sono autoraccontati, è soltanto un collage visivo. E poi magari dopo loro, ognuno magari dice un pensiero su questa esperienza, che sicuramente all'inizio era anche difficile da raccontargli a loro, nel senso che non è che volevamo andare a spiare quello che facevano, però ci sembrava interessante che fosse il loro sguardo a mettere a fuoco delle cose che erano importanti, e non il nostro, cioè fare un passaggio in questo senso, perché è chiaro che magari noi ci avviciniamo sempre con un'idea di quello che ci interessa trovare, mentre invece in questo caso era la possibilità di fare un piccolo passo ulteriore, anche con cose dichiaratamente lontane da qualsiasi interesse sociale o politico, che però proprio nell'insieme di questo, appunto, il fuori sync rispetto alle cose che noi pensiamo che siano importanti da far vedere, secondo me l'insieme di questa cosa forse fa un racconto che è più politico di cose direttamente politiche. Non so se conviene spostare il tavolo, perché purtroppo non abbiamo fatto una prova.
se volete, no, se volete in lenta.
Oh? Venite ragazzi. Ah, ecco, è arrivata anche Anna. Eccoci qua, dai. Quello che ti pare. Anna è la più grande, si prende la responsabilità. No, scusatemi solamente che sono appena arrivata, quindi è veramente dura. Volevamo dire che comunque questo progetto è stato molto importante per noi alunni dell'Attanzio e anche di Vittorio, in quanto ci ha permesso anche di conoscere anche qual è la cultura degli altri paesi, ma anche di vedere che cosa c'è all'interno della vita di ogni ragazzo. Come lo sappiamo, ad esempio, c'è sempre la famosa maschera che si nasconde dietro ogni persona. Invece magari con un video scherzoso o anche solamente raccontando la propria vita si riesce ad esprimere un qualcosa che magari la gente non vede, quello che c'è dentro, e quindi attraverso questo progetto è quello che stiamo tentando di realizzare praticamente. Lascio la parola anche agli altri ragazzi e grazie. Dicendo che comunque durante il progetto si è formato comunque un gruppo che tuttora e anche al di fuori è bello avere anche come rapporto. Io sinceramente mi sono divertita un mondo a fare il progetto, perché comunque ho conosciuto persone meravigliose che ognuna di loro mi hanno insegnato tanto e mi hanno permesso di diciamo, come diceva Anna, togliere questa maschera e essere realmente quella che sono. Allora, come detto prima, io sono Mattias e anche io ho fatto parte di questo progetto e devo dire che oltre a livello tecnico è stato anche molto utile e divertente a livello emotivo. Magari può sembrare una cosa stupida, però anche il semplice fatto della timidezza davanti alla telecamera e, oppure magari nel tipo io, magari quando parli balbetti o succede che magari anche come riprendere, e penso che sia stato molto utile. E penso che comunque è utile anche perché siamo venuti a contatto con altre realtà, altre visioni e altre persone. Come ha detto Bruna, appunto, si è creato un bel gruppo e sono davvero felice di averne fatto parte. Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno aiutato ad andare avanti e, non lo so, è stato bellissimo conoscerle anche per quanto riguarda la loro cultura e come vivono la loro vita, quindi mi ha fatto molto piacere conoscere loro e, niente, la mia vita da quando partecipo a questo progetto è diventato come un video. Quindi c'è sempre quello di prendere il telefono in mano e filmare.
filmare o fare un video, perché poi lo riguardo e provo, provo emozioni e sensazioni diverse. Quindi è stato molto bello. Che ci tenevo a dire è che questo progetto è stato veramente differente da tutti gli altri progetti che noi in genere facciamo con le scuole e che riguardano realizzazioni di piccoli film assieme a loro. E in questo caso è stato come affidare a loro la macchina da presa, cioè non siamo stati noi gli autori, non siamo stati noi a rappresentarli, ma sono stati loro stessi a rappresentare se stessi nei momenti in cui ritenevano più opportuno. E questa per noi è stata la, diciamo, forse il punto d'arrivo più importante. Prima Bruna mi diceva poi, ma a me mi si vede solo mentre piango, no? Adesso mi Bruna ha fatto dei video, ognuno di loro ha fatto dei video particolarissimi che raccontavano se stessi, no? Si vede anche quando danza. Si vede quando danza. E quindi è un progetto a cui noi veramente siamo contentissimi intanto di aver incontrato loro e tutti gli altri ragazzi, perché veramente si è creato un gruppo sia tra loro stessi ma anche il rapporto tra di noi, e sia per la specificità, e siamo convinti che comunque dare spazio realmente a quello che loro sentire, in questo caso riferito alle seconde generazioni, anche se un po' restrittivo, loro comunque hanno una doppia origine, dire seconda generazione forse è un po' troppo riduttivo. Però insomma crediamo che sia il modo giusto per lavorare, dando spazio a loro e autonomia anche in questo senso. Allora grazie ai ragazzi, grazie a Simone Aurelio, a Floriano Pinto, e grazie a questa esperienza che avete realizzato. Bisognerebbe ricostruire il tavolo, non è facile da solo, qualcuno mi dovrebbe dare una mano. E se è presente Giuseppe Benedetti, lo inviterei un attimino a dirci due parole su questo. Sì, scusate un attimo. Erano due modi per farlo, io ho scelto il peggiore, insomma. Comunque, allora, continuiamo con la scaletta prevista, e confermando la presenza del teatro alla fine di tutto, voglio soltanto un attimino ringraziare Maurizio Maturi, che sta facendo le riprese, cosa faticosa immagino, proprio anche per le condizioni nelle quali sta lavorando, e la regia della persona di Emanuele Di Marco, che si sta adoperando perché tutto fili nel modo migliore, e Andrea, che è il nostro tecnico del teatro, che ci sta dando una mano. Allora, se trovo la scaletta vi dico pure chi è che deve parlare in questo momento. Siamo una grande famiglia, infatti c'è Assunta Mendola che in questo momento dovrebbe prendere la parola e parlarci della sua esperienza all'interno della scuola. Sì, sì, come vuoi. Le lascio volentieri il microfono. Allora, intanto i ringraziamenti, è con piacere che partecipo a questo incontro. E come rappresentante del CIDI, che è l'associazione degli insegnanti democratici, con il quale collaboro da più anni e che si occupa prevalentemente di formazione. Vi porto il saluto della Presidente del CIDI di Roma. E poi, visto che già si è parlato di LEFT, dato che penso questo è un incontro tra persone
che teniamo alla scuola, alla scuola quella vera, non voglio dire buona di questi tempi. E, oggi sul left di oggi già è stato detto, c'è la copertina dedicata alla scuola. Ieri c'era una bellissima lettera da ieri di Elisabetta Amalfitano su Left Online che risponde a un articolo di Marco Lodoli su Repubblica. Marco Lodoli ha contribuito con Renzi alla stesura, al progetto della Buona Scuola, e Elisabetta Amalfitano risponde in modo meraviglioso. Io giocherò un po' sul, dato che io non ho partecipato al progetto, non vi voglio annoiare dicendo quello che fa il CD, soltanto una cosa, che sono state nominate diverse leggi che prevedono anche dei piani di formazione per docenti, e dato che il CD si occupa prevalentemente di formazione dei docenti, io spero che al CD inizieremo a lavorare su queste attività, e colgo l'occasione per invitare i colleghi che sono eventualmente interessati a partecipare. Noi pubblichiamo sul sito del CD i nostri incontri, quindi è un'associazione aperta, chi vuole si iscrive, chi non vuole no, però sia per il discorso del cyberbullismo, tra l'altro il CD già ci sta lavorando, perché da 2 anni sono proprio io che coordino un gruppo su le influenze che ha la rete, il web, sulle nostre menti, sul nostro pensiero. C'è un discorso molto forte, molto grosso rispetto a questo. C'è stato anche un convegno a novembre, alcuni interventi sono online sul sito del CID, quindi se qualcuno è interessato può seguirli. Io vorrei condividere con voi qualche pensiero sulla scuola. E appunto, dato che non vi posso raccontare quello che ho fatto perché non ho partecipato al progetto, utilizzerò il titolo interessante di questo incontro per condividere con voi alcuni pensieri sulla scuola. Queste due parole, finito e infinito, mi hanno stimolato qualche pensiero. Allora, intanto la scuola non è un mondo isolato, la scuola è dentro la società. Ed in un'epoca storica in cui la cosiddetta formazione non formale invade pesantemente la vita di ognuno, ci si rende conto veramente di come sia difficile il compito della scuola. La scuola dovrebbe contrastare tutte le derive che trascinano gli esseri umani in una progressiva disumanizzazione. La scuola dovrebbe intervenire per offrire le stesse opportunità a tutti, soprattutto ai più deboli. E poi adesso mi riferisco al doppio senso del titolo di questa giornata. La scuola è finita se gli insegnanti si rassegnano all'immagine di quella scuola dipinta dal vociare di una cosiddetta informazione che non dà notizie, ma costruisce notizie. Per cui anche molti telegiornali diventano brutti spettacoli con una precisa regia. Solo un esempio. Avete visto il giorno della grande manifestazione della scuola del 5 maggio, uno dei telegiornali principali? Hanno mandato in onda soltanto interviste a studenti che partecipavano alla manifestazione, e nessuno di questi studenti sapeva nulla del DDL della cosiddetta buona scuola, e affermavano che erano lì solo per saltare un giorno di scuola. Prima hanno parlato questi nostri studenti e avete visto che sono ben altra cosa i nostri ragazzi. Non ci sono parole, ci vorrebbe un urlo che dica che i nostri studenti sono ben altra cosa. Lo sanno tutti che queste non sono notizie? Gli organi di informazione hanno uno scopo preciso, se si uniscono alle mode dell'intrattenimento che diverte, con gli studenti come, ricordate Lorenzo, della satira di Corrado Guzzanti,
e con le macchiettistiche descrizioni della scuola. La scuola ha bisogno di fondi, ma la scuola ha bisogno anche di un pensiero libero che sia in grado di smascherare la menzogna e il vuoto delle parole ad effetto, degli slogan pubblicitari che hanno invaso il modo di parlare dei politici e non solo. La scuola è infinita se il contesto attorno ad essa riconosce come fondamentali la conoscenza, il sapere, il pensare con la propria testa, nonostante le pressioni che il mondo economico-finanziario impone. La scuola è infinita se al lavoro dell'insegnante si restituisce il suo vero senso, aprire le porte verso il cammino libero della conoscenza. Cammino che è una parte della realizzazione umana. La scuola è infinita se in essa brucia la passione per la poesia, per la storia, per la scienza, per l'arte. La scuola è infinita se combatte l'idea falsa che la qualità umana sia la ricchezza materiale o che la bellezza si possa ottenere con protesi di silicone, magari come regalo dei 18 anni. La scuola è infinita se pensiamo che i nostri bambini e ragazzi debbano trovare in essa quella possibilità che magari ancora non hanno avuto. E con un salto ci piace giocare ancora con queste due parole per un significato più profondo. L'impossibilità nel passato di ricongiungere il finito nel senso di mortale del corpo e l'infinito che il pensiero può immaginare ha costretto l'essere umano a non trovare la sua verità, perché religioni e filosofie lo hanno ingannato per la difficoltà di ammettere che finito e infinito si incontrano nell'essere umano. Soltanto riconoscendo in questo la specificità umana ci si può liberare dalla ricerca del divino o della cosa in sé, che allontanano dalla vera realtà umana, e ritrovare il senso dell'esistenza nell'interesse per la conoscenza. Con questa idea l'insegnante ha la certezza che accompagnare un ragazzo nel cammino verso la conoscenza e realizzazione umana e di identità. Grazie. Penso che sono pronti i ragazzi del piano, di dargli lo spazio a loro. Volevo fare una post presentazione perché sto sfruttando la insegnante di matematica e fisica presso il liceo Peano, psicologa e membro del CIDI, ha insegnato all'estero a Istanbul e si occupa da più di 30 anni di formazione di docenti. Prima non ho potuto fare questa presentazione perché non trovo il foglio. Oh, non so se sono pronti i ragazzi del teatro, se lo sono datemi un segno e spostiamo nuovamente per l'ennesima volta questo tavolo ombrante. Un uomo. Si fa sempre riconoscere. Vai giù, risposta tu. Allora, buonasera, intanto appunto siamo qui a presentare un breve saggio, comunque alcuni dei materiali che stiamo ancora appunto elaborando insieme ai ragazzi. E il corso di teatro dell'istituto di Vittorio Lattanzio. Ringrazio in primis la professoressa Anna Maria Calò che ci ha chiamato insomma a ideare e proporre questo lavoro
il preside dell'istituto, Claudio Dore, per l'esperienza che ci hanno permesso di fare con loro. È un gruppo di lavoro straordinario, pioniere, perché era un po' di tempo che mancava un laboratorio di teatro all'interno dell'istituto, e questo è il nostro gruppo, diciamo, che ha resistito alle intemperie dell'anno. Sono veramente dei ragazzi, lo sentirete perché il tipo di lavoro che abbiamo fatto si è articolato intorno al sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, e abbiamo lavorato con loro nel senso di una riscrittura dei materiali. Quindi non ci siamo presentate all'inizio dell'anno con un testo elaborato da noi, eccetera eccetera, ma abbiamo discusso le tematiche presenti all'interno del testo, e abbiamo, insomma, in qualche modo seguito quello che era il nostro rapporto con questo titolo meraviglioso, Sogno di una notte di mezz'estate. E loro così istintivamente si sono, lo sentirete tra poco, orientati proprio sul fare una riflessione assolutamente originale, tutta loro, e siamo fortunati a poterla, diciamo, conoscere, e lo siamo state noi a rapportarci con loro durante l'anno su questa tematica, e chiaramente il sogno è, diciamo, l'argomento che hanno deciso di riflettere. È stato un lavoro veramente corale, e abbiamo girato un video, scritto una sceneggiatura, riscritto dei materiali, monologhi, scene corali, dividendo, insomma, condividendo le idee insieme a loro. Lascio la parola a Paolo Traverso, che ha curato in particolare la drammaturgia e tutto l'aspetto di creazione del testo. Sì, il ringraziamento ovviamente anche da parte mia, e soltanto volevo aggiungere questo. Un po' mi lego a quello che diceva la dottoressa Grossi prima, perché ha usato una parola che mi ha fatto immediatamente pensare, quella di lanciare dei semi. Ecco, anche noi in qualche modo lavoriamo così. Ovviamente mi permetto questa associazione, considerando che ovviamente gli ambiti sono completamente differenti, però nel nostro ambito l'idea non è mai quella di proporre qualcosa di precostituito, ma cercare nel rapporto con i ragazzi che siano loro ad esprimersi, anche nella scrittura, che ovviamente non è una cosa semplicissima. Però noi troviamo, lanciando questi semi, troviamo sempre nei ragazzi grossissime risposte, anche complesse ovviamente, anche poi da rielaborare, però il nostro obiettivo primario è quello di cercare il loro rapporto con i testi che proponiamo e un loro modo di esprimersi attraverso le tematiche che quei testi mettono in campo. Questo volevo aggiungere, adesso diamo la parola ai ragazzi. Sì, ragazzi, che è il gatto. È l'ora di punta, è il loro primo giorno, diciamo, in teatro, quindi sì, esatto, un bel applauso, è più che meritato, è più che giusto. In scena Luca Calì, Simone De Muro, Silvia Olin, Valerio Manganello, Maria Mohamed, Clara Nagnoni, Giulia Sardo e Veronica Torquati.
Salve a tutti, io sono Titania, la regina delle fate. Sì, sì, lo so, non si direbbe, non sono carina e coccolosa come la gente si immagina che siano le fate. Creature fatate con l'animo più soave di un angelo. Sono piuttosto una tipa tosta, nel senso, non è che faccio la gradassa, ma sto sulle mie, persino con il mio fidanzato Oberon. Oberon, il mio fidanzato, mi sembra più una guerra che un amore. E sicuramente sto vincendo io, nonostante le sue inutili vendette, come quella di farmi innamorare di Bottom, con quel dannato succo magico. Ha perfino combinato un casino, ha detto a Puck di spremere il succo anche sugli occhi di Demetrio per farlo innamorare di Elena. Ma indovinate un po', ha sbagliato ragazzo, cioè Lisandro, che disastro. Ma adesso vi voglio rivelare qualcosa di più. Vi dirò in realtà chi sono io. Sono Giulia, una semplice studentessa che cerca di dare il meglio di sé come può, anche se a volte ti fanno passare proprio la voglia, sia gli alunni che i professori. A volte non si sa proprio chi sia il peggio. Ma fortunatamente la mia vita non è solo tra le mura di scuola. Ho una passione, la danza. E volete sapere la mia ultima trovata? Lo spettacolo che stiamo preparando con i miei compagni di scuola. Come rinunciarci? Ho sempre desiderato recitare, o almeno cercare di imparare a farlo. Se andrà bene, e chi lo sa. So per certo che la nostra storia è un sogno. È il sogno di una notte di mezza estate. Vi siete mai chiesti cosa sono i sogni? Cosa vuol dire sognare? Ognuno di noi dà un'importanza, un valore e un significato diverso al sogno. Ne abbiamo parlato molto e ognuno ha raccontato le sue sensazioni, i suoi pensieri sui sogni. Io penso che i sogni sono una cosa bellissima, che a volte fanno stare bene le persone, ma a volte fanno stare malissimo. Sono cose che pensiamo nel profondo e che si manifestano sotto forma di sogni. Mariam dice che i sogni sono come le conchiglie che il mare ha depositato sulla riva. Bisogna raccoglierle e ascoltare la loro voce. Ciao, mi chiamo Maria, un nome che ricorda una santarellina, ma vi posso assicurare che sono tutto tranne quello. Sono una ragazza molto timida, d'altronde come il mio personaggio, Ernia, la ragazza che tutti vogliono e che invidiano per colpa del suo fascino. Per fortuna, nella realtà non sono come lei, anche perché non mi piace essere odiata dalle persone. Sono molto divertente e diretta, quando penso a qualcosa la dico senza pensarci due volte. Ma è molto strano che sia qui a parlare con voi nonostante la mia timidezza. Non me lo sarei mai immaginato. Alla fine, io e il mio personaggio ci assomigliamo su una cosa, la timidezza. Il nome del mio personaggio, come vi dicevo, è Ernia. Bello, vero? Comunque, io sono follemente innamorata di Lisandro, però mio padre vuole che sposi Demetrio, che è il grande amore di Elena, la mia migliore amica. Lisandro ed io ci amiamo, quindi vedrete molte sorprese, ma Elena le rovinerà a causa della sua collera. Ritornando a noi, sono una ragazza molto semplice, che comunque tutte le ragazze invidiano per colpa del mio fascino. Ma non lo faccio apposta e sinceramente neanche me ne accorgo. Anche Elena so che nel profondo è molto invidiosa perché il suo grande amore, Demetrio, è innamorato di me. Ma insomma, se uno è affascinante, cosa ci può fare? Non deve più vivere in questo mondo? Non capisco e non capirò mai le persone. Vedete cosa succede? Nella nostra storia si alternano come in un gioco il sogno e la realtà, la vita e il teatro. Ogni tanto compare la persona che poi si trasforma in personaggio, che a un tratto, improvvisamente, scompare e lascia spazio ad un altro personaggio. Pensate che c'è un proverbio cinese che dice: cosa pensi di giorno, lo sogni di notte. Eh sì, è Lin che ce l'ha detto e a proposito di questo ci ha raccontato una bellissima favola cinese.
Zhou è uno dei più famosi filosofi dell'antichità. Un giorno Zhou sognò una vita da farfalla. Quando si svegliò, non riuscì più a distinguere tra realtà e sogno, perché non seppe più se fosse Zhou a sognare la farfalla o la farfalla a sognare Zhou. Da questo possiamo chiederci, cioè, cos'è realtà e cos'è sogno? E come sappiamo se tutto questo è reale o solo un semplice sogno? E allora andiamo a scoprire chi è Lin e il suo personaggio, ovviamente. Grazie. Sono Lin e a voi forse vi sembrate strano che un cinese partecipi a un progetto teatrale. Ma io ho partecipato solo per supporto tecnico all'inizio, diciamo. Ma avete visto che siamo pochi? E ho fatto un favore a tutti a fare recita. Grazie. Beh, il mio personaggio sarebbe... Beh, potete intuire. Cosa sarebbe? No, nessuno? Oberon è. Cioè, il re dei folletti. Ma io sarebbe un ragazzo, diciamo, pigro. Non ridere, sono pigro. Cioè, a me mi sembra strano un ragazzo come me partecipi al teatro e reciti un personaggio come Oberon. Lei sarebbe la mia fidanzata. Avrei un tirapiede che si chiama Puck. Ora lo presenteremo. Tema torna continuamente, è inutile negarlo, i sogni appartengono a tutti, giovani e adulti, ma forse gli adolescenti sono più propensi a farlo, e infatti è per questo che siamo qui, per raccontare noi stessi i nostri sogni. Veronica ci ha raccontato che le piacerebbe sognare di cantare, ballare e recitare, immaginare di stare in un prato, di notte, a vedere le stelle, per esprimere un desiderio, oppure di stare su un palcoscenico, da sola, per far vedere il meglio di sé agli altri. Il sogno per lei è emozionante e Veronica ci dice anche qualcosa di più sul sogno. Sognare vuol dire che ti aspetti qualcosa di bello. Quando mi rigiro nel letto, se penso ad una cosa bella, di sicuro la sognerò e sono felice. Veronica. Veronica interpreterà un personaggio speciale nella nostra storia. Lin ha avuto un'idea molto originale su questo personaggio, che è Puck. Lui dice che è il vero protagonista della storia, perché senza di esso le diverse storie che si intrecciano sarebbero tutte separate e noiose. È come un sasso lanciato in un lago tranquillo che lo fa ondeggiare, o il filo di un sarto che unisce le stoffe per fare un abito. Quindi abbiamo uno speciale folletto tra noi, che è il vero artefice della storia. Mi presento, sono Book, sono un folletto. Penso di essere il re del bosco, ma in realtà sono solo un giocherellone di Oberon, mio re, sono il buffone. Vado matto delle cose quando vanno alla rovescia, come quando feci innamorare di Elena il giovane sbagliato Lisandro invece di Demetrio. Ma credetemi, non lo faccio apposta, è che mi sbaglio. E se poi succede quel che succede, sapete che vi dico, la cosa è comunque di mio gusto, quando c'è confusione mi diverto. Sono amabile, scherzoso, ma un po' pelandrone, salto qui, salto lì, ma fatica via da qui. Mi piace cantare e doveste vedere, potrei ballare tutta la notte.
porta ancora al sogno e a quello che ci ha detto Clara dei sogni. I sogni fanno parte della nostra vita, sono dei nostri desideri speciali, perché non realizzabili in modo semplice, e nel momento in cui uno li raggiunge si sente la persona più felice del mondo, completa, si sente realizzata. Sognare equivale in un certo senso a sperare. Clara è una sognatrice, le piace scrivere, disegnare, la chiamano la figlia di Shakespeare e ci racconta così di sé, del suo personaggio. Mi chiamo Clara, non è un nome molto comune, ma può sembrare uno scioglilingua, ed è per questo che me ne vanto. Mi piace conquistare ciò che voglio, come il mio personaggio Elena, che a tutti i suoi costi vuole il suo Demetrio. Lui per me è la cosa più importante, il trofeo più bello e meritato, e dopo tutte le gare ero quasi arrivata al traguardo, ma non riuscivo a raggiungerlo. Lui era un passo da me, ma più mi avvicinavo e più si allontanava, non riuscivo a prenderlo. Si allontanava da me e si avvicinava a lei. Ma tornando a noi, sono una ragazza molto generosa, solare e simpatica e molto molto vivace, o almeno così dicono. Mi piace scherzare e far ridere gli altri, ma soprattutto amo giocare e stare con i miei amici. E infine mi reputo di avere un segreto, e chi lo vuole sapere lo deve scoprire, ma solo chi ha una forza d'animo e un gran cuore può riuscirci, anche perché i segreti non si rivelano a tutti. È un po' come un segreto. Valerio dice che sognare è vivere in modo più bello. E scopriamo allora chi è Valerio e qual è il suo personaggio. Salve a tutti, mi chiamo Peter Quince. Sono un ragazzo molto tranquillo, cordiale, forse un po' timido. Seleziono sempre le mie amicizie scrupolosamente, senza mai andare oltre. E sono anche molto creativo. Ma le mie vere grandi passioni sono due, informatica e lettura. Nell'informatica sono abbastanza esperto. Se qualcuno mi chiede una mano, sono sempre disponibile. Anche se mi sembra impossibile che nel mondo di oggi non si sappia usare un computer. Sono anche un gran lettore. Dopo lo studio mi piace leggere qualche buon libro, senza essere disturbato. Mi piacciono molto i romanzi, possibilmente non troppo lunghi, anche se da bambino vivevo praticamente di fumetti. Ovviamente ho anche degli amici. Il migliore è sicuramente Nick Bottom, molto diverso da me. Lui, per esempio, sta organizzando lo spettacolo che metteremo in scena per il preside verso la fine dell'anno, ma abbiamo ancora molto da lavorare e troppo da spendere. Quindi, appena ho proposto un piccolo mio contributo, lui non ci ha pensato due volte a investirlo in non so cosa. Spero per lui che li abbia investiti bene, però, altrimenti ci ritroveremo al punto di partenza. Se non altro, Nick riesce subito ad entrare nella parte senza tanti problemi, anche se a volte è davvero troppo esuberante. Forse per lui dovrebbe interpretare da solo ogni singolo ruolo, ma non si rende conto che è praticamente impossibile. Ma alla fine chi non ha dei difetti? Valerio ha una vena molto ironica, come abbiamo sentito, e nel suo gioco chissà dove finisce la fantasia e comincia la realtà. Pensate che una volta ci ha detto che se lui sogna di perdere un oggetto, quando si sveglia lo cerca nella realtà. Quanti modi diversi ci sono di vivere il sogno. Valerio poi ci ha parlato di un altro personaggio, un certo Nick Bottom. È Luca che lo interpreterà. E Luca dice che i sogni sono quel luogo dove la nostra anima, mente, psiche è libera di poter agire come meglio crede, dove la persona si confronta con i propri desideri e paure. Una presentazione. Presentarsi degli sconosciuti può risultare piuttosto difficile, ma sto divagando. Nome Luca, professione studente. Perché sto facendo questa presentazione? Beh, è un po' lungo da spiegare, credo ci sarà tempo dopo per farlo. No? No, ok. Allora, in breve, sto facendo questa cosa perché fa parte del programma consigliato per il mio, voglio dire, nostro, epico, super mega galattico, progetto scolastico, estremamente ambizioso.
dare vita nella nostra scuola di periferia a un'opera teatrale e fare anche successo, che è la parte difficile. Perché ho deciso di buttarmi in una missione del genere? Perché sì, cioè, nel senso, come dire, è un mio sogno da sempre. No, non i sogni che fai durante la fase REM, quello è un'altra cosa, cioè, anche credo. Più un sogno del cassetto, ma con più sfumature. Sì, ok, ho capito, volete sapere il mio personaggio in tre parole. Ma è ovvio, bello, simpatico, intelligente, no? Ok, ho detto una stupidaggine, ovviamente ero ironico. Anche se non è tutto, perché, cioè, Nick è un gran figo, però vabbè, non importa. Insomma, in breve, sono il capo comico, come avrete capito. I miei attori sono gli unici che sopportano il mio carattere piuttosto instabile e che mi sostengono in ognuna delle mie imprese. Senza di loro sarei davvero perso. Per domani pomeriggio li ho convocati tramite il mio fidato vice, nonché il mio amico, Valerio. Sono anche strabico. Solo lui è in grado di capirmi davvero, anche se spesso e volentieri è quello che più di tutti è insofferente verso il mio carattere. Bah, comunque ormai o la va o la spacca. Con il suo aiuto, quello dei miei amici e di tutta la sua compagnia, riusciremo senza dubbio nella nostra impresa. Aspetta, cosa? Domani al compito di fisica. Cazzo. Ebbene sì, questo è il nostro capocomico. In bilico tra il sogno del teatro e la realtà dei suoi compiti in classe. Anche lui ci ha parlato di un sogno nel cassetto, ed è proprio così. I sogni sono una parte importante della nostra vita, ci riguardano ogni giorno. Quindi c'è una parte di noi che non vive con passività le nostre giornate, ed è la parte irrazionale di noi stessi, quella più sottovalutata, quella che meno ascoltiamo, ma che tenta di comunicare con noi attraverso i sogni. E la notte invece? Quella notte in cui è ambientata tutta la nostra storia è la culla del sogno, allontana la coscienza del giorno e accoglie la coscienza della notte, dove il nostro inconscio può esprimersi. La notte ci mette paura perché non vediamo tutto nitido come di giorno, l'incertezza ci spaventa come l'irrazionalità. Tuttavia la notte è anche uno stop alla vita frenetica, un pensare e stare da soli con noi stessi e basta. Ci abbandoniamo al sonno, lasciando la parte razionale e cosciente per andare verso il sogno. E il nostro è il sogno di una notte di mezza estate. Abbiamo parlato del sogno, della notte. Per finire ci manca l'estate. Quel periodo tanto atteso che passa in un soffio, come la giovinezza. L'estate, a volte, ci sembra ancor più breve di una notte o di un sogno. È come rimanere con l'amaro in bocca, quell'amaro che gli adulti assaporano dopo aver abbandonato la gioventù e dopo essersi rassegnati al fatto che alcuni dei loro sogni non potranno mai realizzarsi. E qui entrano in gioco gli adolescenti, che continuano, imperterriti, a sognare, sognare, sognare. Che sarebbe? Sono io, non ti ripeto, è stato
soprannome, ma perché si chiama così? Non lo so, non era una mente di Shakespeare, l'avevo scritto. No, perché mi incuriosisce perché si chiama una notte, un sogno di una notte di mezz'estate. Ah, guardi, io ho ripreso da lui questo libro, d'altronde a me piace molto l'opera, l'ho letta più volte, diciamo, ho scelto appunto per questo motivo, perché il titolo è molto particolare, lei ha fatto un po' punto. Sì, grazie. Diciamo, c'è chi dice che io sono un filosofo, c'è chi dice questa cosa, non so, necessariamente, non lo so, lei trova che sia un filosofo. Posso vedere perfettamente. E ho ripetuto molto a lungo il titolo di quest'opera, e sono arrivato alla conclusione, diciamo, che Shakespeare, voglio dire che c'è il titolo dell'opera, volevo spiegarci il senso della vita, perché, ripetiamo, sogno di una notte di mezz'estate. Che cos'è la nostra vita se non una lunga notte, in cui noi non sappiamo perché comincia e come finirà, e cosa succederà quando ci sveglieremo, ok? Poi, mezza estate, diciamo che siamo tutti giovani, siamo tutti ragazzi, soprattutto lei, e appunto la giovinezza è quello più bello della vita, come la mezza estate, ovvero i mesi più belli dell'anno. E come i mesi più belli dell'anno se ne vanno un soffio, sono molto effimeri. E poi sogno, il sogno. La nostra vita ha come unico scopo la realizzazione dei nostri sogni. E la realizzazione del mio, ma anche del nostro sogno, è mettere in scena l'opera teatrale, possibilmente anche questa che è molto più bella che c'è. Ma mi sa che lei, cioè quello che ha detto che lei sembrava un filosofo, ma avevo ragione. Visto? I miei ragazzi sono sempre esperti su queste cose. Capirai. Beh, io ho letto il vostro copione, ma ho visto che il nome di un certo Hook li vedevo più volte. Che ci sarebbe questo punto? La Hook è interpretato da Veronica, una delle nostre ragazze, e prego, vai Veronica, fanno un po' di sorrida. Diciamo, tu ti trovi molto bene con il tuo personaggio, giusto? Sì. No. Perché? Perché è scherzoso, gioca e non si... Quindi lei si sente molto in agio nel questo personaggio? Sì. Ah, complimenti. Sia per lei, sia per il capo comico, per il trovato e per l'attore. Grazie, Lind, i miei ragazzi sono fantastici. È vero. Sì, però lei, cioè, io lo so la storia, perché ho letto, ma il pubblico no, quindi perché non ci racconti un po'? La trama, certo, facciamo com'era la ragazza, vada ragazza. Buonasera a tutti, buonasera a signor Lind, io sono Chiara, intanto sono Elena, e la trama... Poi faremo vedere i nostri spettatori sulla scena, non voglio dire troppe cose perché
perché va bene l'informazione, però è questo vero, giusto, no? Va bene. Ma in realtà non sta per finire, quindi noi ci salutiamo. Ora ci salutiamo per la prossima puntata di The Late Show. Ok. Grazie per questa puntata di nuovo. Ecco un po' come sono io, volevo ringraziarla per, diciamo, per averci permesso con questo appunto di poter presenziare questa sera al suo fantastico programma. Veramente grazie, grazie a lei, spero che riusciremo a fare un piacere per lei, signor Luca. Signor Luca? Sono Luca? No, io sono Botto. No, Luca Galì, che ora deve andare alla prova. Prova? Del suo spettacolo. Spettacolo? Sì, spettacolo. Spettacolo di teatro, quello che deve provare. Oddio, lo spettacolo! Soltanto un minuto prima di uscire per ringraziarvi e per dirvi che qual era il mio sogno era quello di fare il relatore, e invece sono stato costretto a fare il moderatore, però è un sogno che ho nel cassetto, prima o poi ci riuscirò. Per il momento mi limito a ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo pomeriggio, e vado in ordine alfabetico: Angela Antonini, Francesco Baracca, Fabio Brai, Maurizio Buri, Anna Maria Calò, Gabriele Cavagioni, il sottoscritto, Giovanni Del Missier, Marcella Di Addario, Cecilia Di Agostino, Linda Di Domenica, Cristina Di Sabatino, Emanuele Di Marco, Claudio Dore, Massimo Favilli, bravo, Paolo Fiorinastro, Emanuela Grossi, Paolo Masini del Comune, che purtroppo non è stato presente, si è scusato, Novella Elena Maturi, Maurizio Maturi, Marco Nunfrio, Gianmarco Palmieri, presidente del municipio, Paola Pascucci, Cristina Piloto, Mauro Santoni per le foto, Gabriella Terenzi e Paola Traverso. Grazie a tutti. Thank you.
cioè noi facciamo la televisione di tanti professionalità di scienza.